Buonasera a tutti e benvenuti alla settima puntata di Parliamo di bande musicali. Questa sera abbiamo come ospite la fanfara nazionale della Croce Rossa Italiana e questa sera affrontiamo un tema estremamente attuale e delicato che abbiamo voluto intitolare La musica riparte in sicurezza. Una veloce carrellata per presentarvi gli ospiti di questa sera. Nell'ordine interverranno questa sera il presidente della fanfara della Croce Rossa, Paolo Garnerone. A seguire ci sarà un intervento di Domenico Burzio. Se alzate la mano così vi riconoscono, eh? Paolo, Domenico, perfetto. A seguire daremo la parola al dottor Angelo Testa. Grazie Angelo di aver partecipato, a seguire la parte tecnica con i due ingegneri, l'ingegner Fabrizio Marchiaro e l'ingegner Emanuele Ferrari. Dopodiché, interverrà l'avvocato Edmondo Givone, Buonasera a tutti. a seguire il presidente dell'Arbaga Italo Iorio, interverrà Giacomo Spiller. A seguire avremo un ospite esterno che mi fa veramente piacere di ospitarlo più tardi perché adesso stava finendo un collegamento ed è il neoeletto presidente del Comitato regionale della Croce Rossa Italiana Vittorio Ferrero, nonché sindaco della città di Crescentino. E dulcis in fundo, non per minori meriti, ma perché lasciamo a lui le conclusioni, al maestro della fanfara nazionale della Croce Rossa, il maestro Giuseppe Cortese. Buonasera a tutti. Passiamo quindi ad un primo video di presentazione della fanfara che vi invito a ascoltare con attenzione. Rieccoci, la parola immediatamente al presidente Paolo Garnerone. È stato bello vedere Sì. 10 anni fa come eravate, ecco, ne conosciamo tanti di questi ragazzi che ancora suonano e fanno parte del mondo musicale nostro, ecco. A te la parola, dove Paolo, col compito di inquadrare un pochettino l'idea come è nata e un po' il percorso che ha fatto questa fanfara. Certo, grazie, buonasera a tutti. Grazie soprattutto a Giacomo Spiller che ha avuto questa brillante idea e questa iniziativa. Lo ringrazio perché la fanfara della nazionale della Croce Rossa Italiana quest'anno
ha compiuto 10 anni di attività. Avete visto il video dell'esordio, il giuramento solenne del corpo militare ad Asti nel 2010. E molti dei ragazzi che avete visto suonano ancora con noi, quindi vuol dire che insomma, l'iniziativa è andata a buon fine. La fanfara è composta da una cinquantina di elementi, è nata come fanfara intercomponente della Croce Rossa Italiana, aveva al suo interno alcuni elementi facenti parte del corpo militare della Croce Rossa, delle infermiere volontarie, dei volontari. Dopodiché, infatti, avete visto qualche divisa un po' diversa. Dopodiché, sono informato tutte le rosse, e quindi eccoci qui dopo 10 anni. La fanfara ha all'attivo circa una sessantina di concerti, ha partecipato a molti appuntamenti anche di carattere militare, al giuramento per esempio del corpo militare di Bolzano. È una fanfara composta da soli volontari. Tutti che avete visto sono volontari della Croce Rossa, qualcuno lo era già, qualcuno lo è diventato e qualcuno ha iniziato per scherzo per suonare insieme agli altri, perché poi la musica è una malattia che unisce un sacco di gente, e dopodiché si sono appassionati e hanno voluto fare il corso per salire sull'ambulanza e fare il soccorso, fare altre attività. Quindi direi che l'esperimento è riuscito, è un'idea nuova nata con Domenico Burzio, che poi ci saluterà. E in realtà in Italia non ci siamo solo noi, mi fa piacere salutare le bande esistenti in Italia, che sono tutte bande del corpo militare con le quali abbiamo collaborato quasi con tutte. La nostra, la fanfara nazionale, ha la caratteristica di raggruppare un po' tutti i volontari, non sono solo militari, non ci sono solo militari. Quindi un saluto particolare alle altre bande in servizio. Un saluto a tutti gli ospiti che ho visto, qualcuno non conoscevo e conosco. Ringrazio della partecipazione, perché sicuramente gli argomenti di stasera sono non solo di musica, ma purtroppo, ahimè, di attualità. E la Croce Rossa, un po' in questi ultimi mesi, purtroppo ha avuto un grande affare come tutti. La musica, purtroppo, l'abbiamo messa un po' in disparte, però, come tutti quelli che suonano, anche i miei ragazzi sono lì che scalpitano e addirittura suonano e si sentono a distanza e compongono delle cose insieme, perché non vedono l'ora di tornare a suonare insieme. Paolo, Tu, tu, io Giacomo, fammi segni se ti vado troppo faccio due lungo. domande, Paolo. Io vedo da chi è connesso che qualche nome lo riconosco perché tu non sei solo presidente della fanfara, ma sei presidente anche di un comitato locale, che li vedo tutti lì presenti. Secondo me hai sparso un po' la voce. Se No, vuoi non l'ho detto nessuno. salutarti, secondo Sì, me. ci mancherebbe. Era la fase 2 questa. Sì, naturalmente la fanfara nazionale nasce in Piemonte, ma con grande orgoglio nasce anche un pochettino a Castellamonte. Il maestro, che è molto umile e timido, ma lui è di Castellamonte, è il maestro della fanfara nazionale, quindi è una grossissima responsabilità. E noi siamo contentissimi che Beppe sia il nostro maestro. Castellamonte è sede di comitato della Croce Rossa, che come hai detto tu, vabbè, con molto orgoglio ha avuto la fanfara, insomma, abbiamo giocato un pochino in casa in questi anni. Ci sono diversi volontari della Croce Rossa che suonano, di Castellamonte, che suonano nella fanfara, ma ci sono tantissimi volontari che, guardate, in questo momento mi fa piacere questa diretta di musica, ma perché voglio ringraziarli, perché stanno facendo una gran fatica. Lo dico molto semplicemente, molto come siamo noi. Sono mesi veramente difficili. La grossa emergenza pare sia terminata, ma ahimè non è proprio così, perché dal punto di vista dei trasporti è finita l'emergenza, quindi l'andata in ospedale, ma adesso c'è tutta l'emergenza
del ritorno a casa, delle visite, dei trasferimenti. E quindi un grazie di cuore davvero con l'occasione della diretta a tutte le persone che vi garantisco che non si sono risparmiate per niente in questi mesi, con tutte le carenze di organico che sono fisiologiche, perché il decreto ci impone dei limiti, non tutti, cioè qualcuno ha avuto paura giustamente del contagio e i pochi che sono rimasti si sono sobbarcati tutti. Grazie Paolo da parte nostra per tutto il volontariato e l'attività preziosissima che state svolgendo. Più volte ti abbiamo ringraziato, ma è giusto Scusami, ricordare i se volontari. posso, approfitto della diretta perché vedo collegato Mauro Rosi, che è il maestro direttore della banda del Corpo Militare della Croce Rossa dell'ottavo centro, spero di non aver sbagliato, di Firenze. E quindi con lui abbiamo collaborato molto, ha suonato con noi a gennaio, lo saluto con grande affetto. Sì. Ciao Io Mauro. prima mentre parlavi ho lanciato già una prima foto, adesso lancio la seconda. Mi pare sia Solferino. Perché Solferino è importante per la vostra fanfara? Beh, Solferino, mi stai facendo delle domande Facile. troppo della Croce Rossa, troppo facile. Beh, Solferino è il luogo dove è nata l'idea della Croce Rossa. Solferino è il luogo dove ogni anno la Croce Rossa organizza la fiaccolata a livello mondiale, da Solferino a Castiglione, e ormai da 10 anni Solferino vede la fanfara della Croce Rossa rendere l'onore al monumento di Solferino e poi a seguire la fiaccolata fino a Castiglione delle Stiviere. Quindi per noi è il momento clou dell'anno, la fiaccolata. E invece ho selezionato questa fotografia, mi piaceva per dare un messaggio di inclusione e di accoglienza. Siamo a Sampeire, se non sbaglio, e avete i tamburi imperiali con dei ragazzi di altra nazionalità. Mi fa Sì, piacere. guarda, questo è stato un grandissimo successo, nel senso che, vabbè, qui la fanfara c'entra in seconda battuta. L'idea è nata da un protocollo fatto con la prefettura di Torino, insieme all'allora centro di mobilitazione di Settimo Torinese, che è stato per un bel po' di anni il centro di smistamento, eccetera, di accoglienza e smistamento. La prefettura ha voluto con il comune di Settimo un protocollo d'intesa per l'attività di questi ragazzi che quando venivano, arrivavano in Italia, arrivano in Italia, venivano destinati alle varie comunità, era un problema trovare qualche attività da svolgere. Quindi la Croce Rossa è stata una delle molte attività, è stato il primo protocollo fatto insieme alla prefettura e alla città di Settimo. E naturalmente poi qualcuno l'abbiamo reclutato e l'abbiamo inserito nella fanfara. Una bellissima iniziativa. Io ho fatto scorrere anche delle immagini di quando avete festeggiato il decennale e in questo momento sto mandando una fotografia che ti ritrae vicino, credo, alla massima autorità della Croce Rossa. Te la ricordi questa fotografia, Guarda, Paolo? non la vedo, magari siamo un po' in ritardo. Ah, Con il eccoci qua. presidente Sì, allora. nazionale. Il presidente nazionale, avvocato Francesco Rocca, che insomma, ci ha fatto l'onore di essere a Castellamonte per i festeggiamenti del decennale. Qui siamo alle premiazioni, insomma, allo scambio di onorificenze, di auguri ad Aglié. Lui è stato sempre molto vicino alla fanfara sin dalla sua nascita. Devo dire che è merito suo, del suo consiglio direttivo, che la fanfara è diventata fanfara nazionale. Quindi, se ci segue, un saluto anche al Presidente. Anche da parte nostra e chiudo con la carrellata con una bellissima fotografia di gruppo con la nuova divisa, immagino, proprio lì ad Aglié, al Salone Paglia, Non dire così, non va No, bene. No, questa è la divisa da cerimonia, se no poi ci dicono che abbiamo serissima, cambiato le divise della Croce Rossa. serissima, no? Questa è la E divisa da cerimonia perché, mi spiego, riconosco no, era. anche il maresciallo Calandri, se non sbaglio. Guarda, era una battuta evidentemente, nel senso che questo è stato il radunare tutti quelli che hanno suonato con noi nei 10 anni e quindi naturalmente la divisa della Croce Rossa non andava bene per tutti, abbiamo ideato questa divisa da cerimonia. Hai visto bene, Benissimo. maresciallo Marco Calandri,
lo salutiamo. Non c'è bisogno che lo presenti io, però anche con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense abbiamo collaborato molto in questi anni, abbiamo imparato molto perché tutto quello che stiamo facendo dal punto di vista formale ce l'ha insegnato Marco Calandri e molti dei nostri ragazzi come Burzo ho avuto l'onore di suonare con la Taurinense, quindi ciao anche a Marco Calandri, piacere. Domenico, tu in che scaglione eri in Taurinense? Non me lo ricordo. È giovane, è giovanissimo. Ero il 488. E pensa che sono arrivato lì, avevo un ragazzo, il mio nonno, che è sempre stato bravo con me, io gli ho fatto la pista che l'ho portato qui con noi, ed è Michele Ribotti, che con Benissimo. Paolo è stato uno che mi ha aiutato tantissimo. Quindi ho capito che è stata una vostra idea questa della fanfara, vi faccio i complimenti perché avete 10 anni e li portate benissimo. A te Domenico chiederei di commentare cosa avete costruito a distanza in questo periodo Covid, perché abbiamo visto che tante bande si sono comunque inventate il modo di stare insieme anche a distanza. Io ho preparato il video, ma prima di lanciarlo vorrei una tua veloce spiegazione. Sì, abbiamo visto, ho visto dalla nostra chat che abbiamo su WhatsApp che la gente ha voglia di suonare, ritrovarsi, ci mancavamo. E sono usciti i primi, è uscito il famoso flash mob da fare sui balconi. Allora ho parlato subito con Paolo e Cortese e gli ho detto: ragazzi, perché non facciamo questa cosa? Naturalmente loro hanno detto: certo, assolutamente lo facciamo. Abbiamo lanciato il messaggio in chat e devo dirti che tutti mi hanno mandato il proprio video, l'abbiamo montato e siamo riusciti a suonare insieme ma distanti, che è il motto di questo momento, quello della Croce Rossa, no? Uniti ma distanti, insieme ma distanti. E questo ci ha reso veramente unici. È un bellissimo messaggio, lo lancio. Grazie Domenico e grazie Paolo dell'intervento. Grazie a te. Io vi saluto perché devo... Grazie a tutti, se mi permetti... Eccoci, Paolo, grazie della tua testimonianza. Abbiamo salutato Domenico che era di turno e quindi a te il saluto, Paolo. Sì, grazie velocissimo, grazie a tutti gli ospiti della serata, grazie Giacomo. E un saluto velocissimo, visto che è collegato anche Andrea Bagnolo. Per chi non lo conosce, è il maestro della famosissima
fanfara del terzo battaglione carabinieri di Milano. Quindi anche con lui e con loro abbiamo collaborato molto. Ciao Andrea, ti saluto con molto affetto. Buona serata a tutti, grazie per la disponibilità e buon proseguimento. Grazie a te Paolo di aver accettato l'invito. La parola a questo punto la diamo al dottor Angelo Testa. Angelo Testa è prima di tutto un amico da lunga data, ma ci troviamo spesso all'aeroporto a caselle, io arrivo e lui parte perché ha un incarico prestigioso a Roma in quanto è presidente nazionale dello SNAMI, un sindacato nazionale autonomo dei medici italiani. E in questo particolare momento di emergenza è stato nominato dalla Regione Piemonte coordinatore per l'emergenza coronavirus nell'ASL Torino 4. Quindi ringrazio Angelo di aver partecipato anche questa sera, anche se sono giornate pesantissime. E ad Angelo chiederei di introdurre tutto l'argomento grosso che andremo a sviscerare questa sera, che è appunto andare ad analizzare gli aspetti sanitari legati all'attività musicale, no? Quindi noi abbiamo un pubblico che ci ascolta che è composto da maestri, da insegnanti, da allievi e da musicisti. Quali sono gli aspetti sanitari secondo te su cui bisogna porre l'attenzione, cercando anche di chiarire quali sono le criticità e le problematiche per essere attenti per fronteggiare questa emergenza. A te la parola, Angelo, grazie. Tanto grazie Giacomo dell'invito, grazie a molti dei colleghi che sono collegati qui stasera, li conosco anche da tanti anni e quindi con molti ho collaborato in vari modi. Quindi. Mi ha fatto molto piacere, io non sono un musicista, quindi sono un po' fuori dal mondo, ero un ballerino, un musicista no, mi intendo di musica in quanto la seguivo. E ovviamente questa pandemia ci ha un po' sconquassato, ha cambiato le vite di tutti, prima di tutto le nostre e quelle dei nostri pazienti, ma poi un po' quella di tutti gli italiani, ma di tutto il mondo. E ci siamo accorti in questi 2 mesi e mezzo, per noi quasi 3 perché abbiamo cominciato un po' prima, quanto alcune cose che erano naturali, che erano spontanee, che erano date per scontate, così non sono. Abbiamo vissuto un lockdown che ci ha creato dei problemi, ma per assurdo adesso che siamo nella fase 2, anche se la fase 2 sta cominciando adesso, secondo me, in alcune parti d'Italia, in altre è cominciata prima, sicuramente presenta molte criticità. Una criticità è quella del vostro mondo della musica, ma della musica imparata, della musica insegnata, della musica suonata, perché ovviamente anche un po' dimenticata, giusto per finire in atto, perché ho letto come tutti voi il decreto di sabato e insomma la musica è stata un pochettino dimenticata come le scuole di ballo, come tante altre parti senza scene particolari. Però il problema c'è, cioè uno riparte, ripartiamo come a gennaio. No, non si riparte come a gennaio perché non si può ripartire come a gennaio e non lo si potrà fare nei mesi a venire. Perché è vero che adesso abbiamo un calo di infezione, non è sparita. È calata, è un virus che conosciamo poco, tutto sommato, e il problema sicuramente si ripresenterà nell'autunno quando la temperatura tenderà a ridiscendere un pochettino, perché comunque tutti i virus sono un pochettino rallentati, come noi, come chiunque, il caldo rallenta e questo fa. E ovviamente quindi riprendere e mantenere poi l'attività delle scuole musicali, dei concerti e tutto, porrà tutti i maestri, tutte le associazioni, tutte le bande di fronte a delle problematiche. Poi so che l'avvocato Gimone andrà a toccare dei punti anche legali di questo tipo, perché ovviamente bisogna porre prima di ogni cosa la sicurezza di chi suona e di chi ascolta. E io ci ho pensato l'altro giorno quando mi hai chiamato, Giacomo, mi dicevi, dico, sì, effettivamente quando uno soffia dentro uno strumento, comunque soffia. E da qualche parte quella parte organica, che sia di aria, che sia di goccioline di saliva, da qualche parte, se non resta nello strumento, deve uscire. E questo ovviamente crea un problema, perché non si può pensare di sputare in faccia alla gente
o all'insegnante o a quello che ti sta davanti perché nella posizione del concerto sta davanti a te, o avere quello di dietro che te lo spara in testa a te, dei droplet che potrebbero essere pericolosi. In un mondo virtuale dovremmo tamponare tutti tutte le mattine e quindi il giorno dopo sapere se questi possono andare a correre, possono suonare, possono fare tutto. Voi avete un'altra problematica che sicuramente è quella della mascherina. Se la mascherina è una cosa che può tutelare se stessi e gli altri in buona parte delle nostre attività, sicuramente per chi suona e per chi canta la vedo dura mettere la mascherina e quindi anche lì c'è una problematica. Secondo me bisogna, poi qua ci sono degli ingegneri che sicuramente sono più preparati di me, anzi io sono completamente impreparato in questo, faccio un altro lavoro, faccio il medico, però bisogna andare a ragionare su quello, innanzitutto se si suona all'aperto o se si suona al chiuso, se si suona al chiuso quanta gente c'è, qual è il volume in metri cubi della stanza dove si sta suonando, qual è la distanza che si può mantenere. Dovrete sicuramente tener conto di una distanza che può essere minima per i rapporti sociali, ma non può essere minima per quello che è uno strumento. Ora, io non sono un tecnico e non so quanto uno strumento a fiato faccia uscire l'aria. Questo è uno studio che devono fare gli ingegneri. Però ovviamente quel fiato che esce è un fiato che esce organico. Magari ha fatto già un deposito all'interno delle varie camere degli strumenti, ma da questi strumenti poi comunque anche questo deposito, questa condensa dovrà uscire da qualche parte ed è un materiale organico. Quindi si presenta sicuramente una quantità enorme di varianti che vanno affrontate e vanno studiate. Io penso che quello che state facendo è una cosa molto, molto interessante e che potrebbe dare anche una pubblicazione importante, perché il mondo della musica suonata e imparata è un mondo enorme, quindi sarebbe bello anche riuscire, io presumo che le vostre associazioni nazionali poi si appoggeranno ai medici competenti, alle associazioni anche mediche e ingegneri per poter fare una linea guida che possa essere utile, anche perché il tempo, come vi ho detto, è lungo, non sperate di arrivare all'estate poi di suonare tranquillamente, ma avremo tutto l'autunno e tutto l'inverno, perlomeno fino a quando non riusciremo a avere una cura efficace per curare la malattia da Covid, o meglio ancora poi il vaccino, ma sono tempi molto più lunghi per andare a bloccarlo. Quindi pensare a delle strutture che permettano di poter al loro interno, senza rovinare quello che è poi l'uscita del suono, quindi bloccare l'aria che esce, le mascherine a chi può usare la mascherina. Adesso io presumo che chi suona un tamburo, un mezzo di percussione può usare la mascherina, chi suona il piano può usare la mascherina, chi suona tromba, trombone, oboe e compagnia briscola con la mascherina lo può fare, a meno di fare il buco, però poi stanno sempre lì. Anche lì ci sono mascherine e mascherine, voi ovviamente quella che dovete usare è la mascherina chirurgica, che però ha una fuoriuscita d'aria che è particolare, perché la mascherina chirurgica fa uscire l'aria dal di sotto, e quindi quando marciate tutto quest'aria, anche lì capire, perché se passate in mezzo al pubblico, se suonate col pubblico intorno, andrà calcolata anche quello che è il flusso di dove l'aria va a finire, perché non c'è solamente lo strumentista che sta di fronte, ma c'è anche magari il parente, l'amico, la persona che si è seduta a fianco e che quindi va tutelata. È sicuramente un mondo molto interessante. Io, se volete, per quello che posso, ma posso anche interessare qualcuno del SISPO, qualche igienista, magari oggi ho chiesto, uno mi ha detto io suono la chitarra, a me servirebbe uno che suoni un qualcosa di affiato, perché secondo me è più importante da capire, anche se poi comunque la problematica è grossa. Quindi so, questo è un po', io ho voluto buttarvi un po' di sassolini nello stagno che sicuramente porteranno alla discussione, perché queste sono le cose igieniche dal punto di vista medico da tener conto per avere i minori rischi possibili. Quindi il tuo messaggio, Angelo, è non abbassate la guardia, perché il fatto che siamo nella fase 2 non vuol dire che siamo vicini alla fase 3. E se nessuno ha ancora dato indicazioni per le bande musicali è perché oggi non ci sono le condizioni per poter riprendere l'attività. Abbiamo letto linee guida e disposizioni per il mondo dello sport e varie altre tipologie di attività commerciali, industriali, uffici, ma al momento l'attività delle scuole di musica e delle bande musicali deve restare a distanza. È corretto, Angelo? Sì, per adesso sì.
almeno fino a quando, poi anche lì dipende, perché ovviamente ci potrà essere il grande salone dove anche all'interno ci sono delle stanze, ma pensiamo magari adesso alle piccole scuole dove o il tu per tu col maestro, dove si è molto vicini, si deve trovare dei mezzi divisori. Ho visto delle cose, mi hai girato tu col plexiglass davanti, molto utili, perché però anche lì bisogna calcolare che se poi è un posto chiuso, il respirare porta l'aria L'aerosol, e sì. rimane sempre all'interno. Ok, però anche spazi grossi a oggi le disposizioni non autorizzano esecuzioni musicali condivise dal vivo, corretto? Perfetto. Quindi ti ringrazio Angelo e ti chiedo per favore di intervenire nel corso della serata se vedi delle inesattezze o delle precisazioni che ritieni importante fare. La parola la passo adesso invece al dottor ingegnere Fabrizio Marchiaro. Ringrazio molto Fabrizio di aver partecipato perché io l'ho conosciuto a livello professionale. Lui è un imprenditore nel campo della sicurezza sul lavoro, è un coach, è un consulente proprio esperto nei processi di cambiamento. E mi sono venuti gli occhi che luccicavano quando mi ha anche detto che lui è un tecnico acustico certificato per la regione Piemonte. E quindi questa sera le sue competenze sono veramente fondamentali per il nostro settore. Quindi, per introdurre l'argomento di Fabrizio, io prendo l'occasione del DPCM, quindi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. 17 maggio era ieri, quindi è freschissimo e per introdurre l'argomento di Fabrizio mi concentro su due commi in particolare. Mi riferisco all'articolo 1, intanto, sono misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Partirei dal punto C, dove ci viene detto che dal 15 giugno 2020 è consentito l'accesso ai bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso, all'aria aperta. Stiamo parlando sostanzialmente delle estate, ragazzi. Qui vi invito ad andare a scaricare questo documento perché l'allegato 8 lo trovo molto interessante e ha degli spunti che calzerebbero, a mio avviso, molto bene sull'attività delle nostre scuole di musica con i bambini. Quindi un'attenzione al triage, all'accoglienza, allo schedare tutti i frequentanti. Varie indicazioni, ma una frase che è significativa ve la voglio leggere nell'allegato 8 e dice: nel momento in cui si immagina una seppur ridotta e controllata interazione tra persone, non è infatti possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto al minimo, secondo precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute. Questo stesso concetto viene ripreso sempre nell'articolo 1,1, ma alla lettera S, ed è l'articolo, la lettera S l'unico momento in cui si parla di musica. Ma in tutti i decreti che ho letto fino ad oggi, e sono tanti, ve lo garantisco, non si è mai parlato di bande musicali. Perché probabilmente siamo un pochettino di serie B o serie C. Lì si fa riferimento alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che fanno sostanzialmente le stesse cose che facciamo noi, ma probabilmente a livello musicale leggermente maggiore. Ma suonare con 8 diesis e 8 bemolle, forse troppe, diciamo 4 diesis e 4 bemolle. Rispetto a niente in chiave, sempre si parla comunque di emissione di fiato dentro gli strumenti. Ecco, per queste università e istituzioni viene comunque raccomandata la didattica a distanza, ancorché sia possibile svolgere esami, tirocini, attività di ricerca ed esercitazioni. E qua ritorno al concetto di prima. Ridurre al massimo il rischio di prossimità e aggregazione
e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione. Fabrizio, in tutte le dirette che abbiamo gestito insieme in queste settimane, queste due parole, prevenzione e protezione, le hai ripetute mille volte. Ci fai questa sera capire perché sono così fondamentali anche per una banda musicale? Certo, allora, innanzitutto buonasera, grazie Giacomo, buonasera a tutti. Allora, ringrazio anche il dottor Testa perché prenderò un paio di palle al balzo rispetto a quello che ha detto perché mi torneranno molto utili, grazie mille. Poi io farò un intervento, diciamo, trasversale per lasciare poi all'ingegner Ferrari, il suo intervento specifico, decisamente anche molto interessante. Allora, sì, qua il punto è quello, uno dei punti cardine è quello che accennava il dottore, nel senso il cambiamento. Qui c'è un'inerzia temporale rispetto al tornare come prima, che è un po' l'aspettativa che io avverto nelle persone con cui parlo, e da tenere in conto che appunto ci sarà un'inerzia temporale per far sì che si torni a qualcosa che si avvicinerà magari a quello che era il prima, ma non è neanche detto. Oggi la richiesta, oggi l'esigenza, secondo me, cioè il momento ci sta chiedendo un cambiamento o un adattamento alla situazione, da tutti i punti di vista, perché abbiamo cambiato abitudini da un giorno all'altro per questa situazione. In tutto il discorso che farò, sicuramente il tema della prevenzione e protezione sarà importante e a questo proposito io condividerei questo un paio di slide a supporto dell'intervento per condividere con voi. Arrivo subito. Per condividere con voi prima di tutto dei concetti, proprio quello appunto che richiamano peraltro anche i decreti, nel senso non sono mie idee, sono una lettura, diciamo, non solo tecnica, ma proprio concettuale di quello che ci sta chiedendo sia il momento che i decreti. Ci stanno chiedendo di cambiare, di adattarci. Non so, per esempio, molto spesso, come si diceva anche prima, si chiede di fare qualcosa, delle attività a distanza, quando in realtà prima le facciamo in presenza. Questo è un'esigenza oggi, che è funzionale al portare avanti comunque quello che facevamo prima in maniera diversa. È chiaro che non è un processo facile quello del cambiamento perché mette in discussione tante certezze, tante abitudini, ma l'alternativa è non fare le cose. Quindi fondamentalmente oggi, secondo me, la sfida che tutti stiamo percorrendo, ognuno insomma, per quello che fa nella propria vita, è proprio quello di cercare di adattarsi, di cambiare, di non resistere a questa situazione perché probabilmente non si riescono ad avere dei gran risultati. Oggi riuscire ad adattarsi, non so, lavorare da casa anziché andare in azienda o comunicare o quello che stiamo facendo noi in questo momento fondamentalmente e fa parte un po' del cambiamento, penso che sia un concetto portante che poi vedremo anche nel seguito. Un altro aspetto importante è quello di un approccio razionale e consapevole, nel senso importante, e penso che uno degli obiettivi di questi webinar sia proprio anche questo, dare consapevolezza e razionalità a qualcosa che anche magari come dire, i mass media non aiutano sempre in questo, e quindi c'è un po' di confusione, il fatto che comunque siano usciti tanti decreti uno dietro l'altro e che magari non tutti lo leggono il decreto e quindi in qualche modo si rifanno opinioni di altre, credo che è un concetto di razionalità e consapevolezza perché sia fondamentale proprio perché a quel punto prendere delle decisioni, non so, riferito per esempio a un'associazione musicale, se non si conoscono bene le regole di ingaggio diventa complicato, quindi potremmo cascare in errore. Quindi è importante rifarsi a questi concetti dal mio punto di vista. Dopodiché, fatto questo processo, si passa al pratico, si passa a fare qualcosa che abbia a che fare con qualcosa di molto concreto, quindi di andare nel pratico, abbinato a qualcosa di formale che in qualche modo è richiesto dai decreti che ci sono oggi, ma che c'erano già anche prima rispetto alla questione sicurezza. Questi sono un po' i concetti. Nello specifico, mi sono permesso appunto di fare questo brevissimo schema proprio a favore della razionalità. Faccio un richiamo molto breve a quelle che sono le normative che giocano nel contesto sicurezza anche per l'ambito musicale.
Allora, noi oggi abbiamo visto appunto l'emanazione di tanti decreti. Non ci dobbiamo dimenticare che a monte, rispetto alla questione di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ma nei luoghi in generale dove si fanno attività anche di questo tipo, vige un decreto che è il testo unico della sicurezza, che è il decreto 81 del 2008. Questo decreto, lo dico perché alcuni me l'hanno chiesto in altre situazioni, non è né sospeso, né abrogato, né nient'altro. Tutto quello che valeva prima continua a valere. Oggi hanno aggiunto delle specifiche proprio in virtù di questa emergenza, di questo nuovo rischio biologico, perché di biologico si parla, non inerente all'attività, ma inerente al paese e poi inevitabilmente anche nelle attività anche musicali, anziché nelle aziende, anziché in qualsiasi altro contesto. Dopodiché, ripeto, oltre al decreto 81 sono stati emanati dei protocolli che erano del 24 aprile, poi sono stati recepiti nel DPCM del 26, nell'allegato 6, adesso ve la faccio breve. Dopodiché ci sono tutta una serie di documenti emanati dall'INAIL, dalle regioni, a volte addirittura dai comuni, che vanno a delineare un po' quali sono le regole di ingaggio. Le regole di ingaggio, che ripeto, è importante che anche nell'ambito delle associazioni musicali, come già condiviso con Giacomo in precedenza, è importante sapere perché. Perché per quanto magari la percezione possa essere diversa, ma da un punto di vista normativo l'associazione musicale è comunque inquadrata come azienda, per così dire, no? Quindi io specificavo lì nella colonna grigia gli attori e le responsabilità che questi attori hanno in questo schema, perché nella prima riga io metto il presidente e il consiglio rispetto a un'associazione. Se io fossi in un contesto aziendale metterei il datore di lavoro. Fondamentalmente Chiaro. Stiamo parlando della stessa cosa, perché la normativa cerca in un'associazione, in una struttura, un responsabile, un datore di lavoro. Nel nostro caso, come giustamente mi spiegava, abbiamo condiviso con Giacomo, sono presidenti o il consiglio di amministrazione. Questo soggetto, parliamo del presidente se vogliamo parlare di una persona fisica, è colui che risponde di tutto quello che sono le normative che io citavo prima. Quindi le normative parlano al datore di lavoro, e il datore di lavoro secondo me dovrebbe avere la consapevolezza finita di quali sono le sue responsabilità per poter poi decidere come e se organizzare le attività, no? Perché? Perché davanti a sé il datore di lavoro, quindi il presidente in questo caso, ha una platea. Una platea fatta da che cosa? Se io fossi in un'azienda direi lavoratori, nel vostro caso dico insegnanti e volontari. Sono persone che lavorano, quindi sono persone inquadrate dal punto di vista normativo, vengono chiamate lavoratori. Hanno dei diritti e dei doveri, ma è il datore di lavoro che li deve proteggere, deve fare delle azioni per far sì che loro, in questo caso parlando del Covid, siano protetti da questo tipo di eventuale contagio. L'altra platea è fatta dagli allievi e dai musicisti. Se io fossi in un'azienda parlerei di clienti. In questo caso, nello specifico, parliamo di allievi musicisti che in qualche modo hanno, come dire, per venire, io mi metto, faccio un esempio pratico, per venire a fare una lezione di musica, in qualche modo dobbiamo garantire loro, cioè il presidente deve garantire loro di venire in una situazione sicura. Perché? Perché difficilmente, se no probabilmente verrebbero da una parte, e dall'altra sarebbe una responsabilità troppo grossa per il presidente fare un'attività in una situazione non sicura. Presupponendo un concetto che richiama anche quello che diceva il dottor Testa e anche quello che diceva Giacomo. Noi qua stiamo parlando di una situazione dove il rischio zero, io penso che nessuno possa garantirlo in nessun modo, noi stiamo parlando di un concetto che si chiama rischio residuo, ovvero noi dobbiamo dimostrare, il presidente deve dimostrare, o comunque noi tutti dobbiamo ragionare nel limitare al massimo il rischio residuo. E il rischio residuo a zero non ci sarà mai, proprio perché, come diceva anche il dottore, non abbiamo una conoscenza finita di questo virus, quindi di fatto si va, diciamo, per tentativi, per conoscenza, ma comunque è tutto in progress. Quindi detto ciò, con le regole che sappiamo oggi, con le certezze che abbiamo oggi, limitiamo il rischio, sapendo consapevolmente che il rischio zero non c'è. Ma detto ciò, nel momento in cui abbiamo fatto tutto il possibile per limitare questo rischio residuo,
questo è quello che serve, okay? Perché diversamente non possiamo più fare niente nella vita. Quindi adesso noi parliamo del Covid, ma il rischio residuo c'è in ogni cosa che ne facciamo, quindi ampliando un po', come dire, la prospettiva, il rischio residuo è implicito nella vita di tutti noi. Quindi Fabrizio, non voglio interromperti perché sto seguendo con attenzione il tuo intervento. Nelle bande musicali c'è un rischio indipendentemente dal Covid, quindi non c'è dubbio che il presidente e il consiglio direttivo hanno delle responsabilità e per tutelare queste responsabilità devono fare l'analisi del rischio, che si chiama in italiano documento di valutazione del rischio, DVR, che deve esserci anche all'interno delle associazioni musicali. Mi piacerebbe dedicare una prossima puntata proprio a questo, indipendentemente dal coronavirus, ma in questo momento specifico deve esserci un approfondimento della documento di valutazione del rischio proprio legata e mirata a questo discorso del coronavirus. Quindi il passaggio successivo arriviamo effettivamente alla prevenzione, giusto? Esatto, esatto. Diciamo che il tema portante dei ragionamenti relativamente alla sicurezza è la prevenzione, cioè quello che io posso fare prima eventualmente di proteggermi. Quindi nel momento in cui io mi proteggo e quindi mi metto una mascherina o metto una barriera o metto chiamano dispositivi di protezione individuale, quindi protezione, vuol dire che ho già fatto tutti i ragionamenti possibili e immaginabili da un punto di vista di prevenzione. Arrivati al punto dove non è soddisfacente, non arrivo al dunque, allora in ultima analisi metto il DPI. Ma a livello di prevenzione che cosa posso fare? Posso fare tante cose, perché quello che avete già fatto e dicevate prima è facciamo qualcosa a distanza. Allora questo idealmente da un punto di vista di prevenzione, non chiaramente musicale, è l'ideale, nel senso siamo distanti, il rischio in questo caso non c'è. Dopodiché io posso fare tante altre cose per mitigare il rischio, magari evitando di stare a distanza. Oggi la norma non ce lo permette, ma domani ce lo permetterà. Quindi in qualche modo devo prevedere tutta una serie di situazioni che poi il collega probabilmente dopo dirà nel dettaglio, relativamente per esempio a qualcosa che sia un documento, che è quello che diceva Giacomo, nel senso io ho un'associazione e da sempre sono soggetto a valutare i rischi di questa associazione. Dopodiché anche oggi, se non ho dei dipendenti a busta paga. Anche se non ho dei dipendenti a busta paga, perché ti faccio un esempio, dimmi tu se può essere calzante, il volontario da un punto di vista del decreto 81 del 2008 è equiparato al lavoratore. Okay. Questo perché, è importante chiarirlo. Perché vi faccio un esempio, se il volontario si fa male mentre fa un'attività di volontariato, il presidente dell'associazione in quel momento è comunque responsabile. Capisco che non sia semplicissimo fare questo passaggio perché conosco abbastanza anche il mondo del volontariato e quindi come si dice, ci si dà una mano, va bene, ma senza esagerare. E Fabrizio, ti interrompo ancora e ne approfitto della presenza anche di Angelo Testa su questo. Un passaggio che prima mi hai accennato. Il medico del lavoro in un'associazione musicale con una scuola di musica e degli insegnanti di musica e dei musicisti è a tuo avviso obbligatorio, consigliato o non necessario? Allora, volendo generalizzare, perché poi è chiaro che ogni situazione andrebbe vista caso per caso, però volendo generalizzare, dal mio punto di vista non ci sono i termini per far sì che il presidente nomini un medico competente, perché io non vedo rischi rilevanti. Questo è un mio personale punto di vista, poi ripeto, va visto caso per caso, perché io come conosco associazioni di volontariato che magari hanno dei volontari che si arrampicano a un'altezza sopra i 3 metri. Allora in quel caso c'è un lavoro in altezza, è volontario o no, ci va il medico competente. Però nell'ambito musicale, a meno che non ci siano attività che fuggono, direi che in linea generale mi sento di dire che non è necessario il medico competente. Nel campo della sicurezza
è importante capire che cosa è necessario o no, perché non esistono fronzoli in una materia come questa, esistono cose necessarie, cioè obbligatorie, perché siamo nel campo delle cogenze, o no. Sì. Cosa ne dice Angelo? Ma secondo me il discorso del medico competente è un discorso di tutela del lavoratore. Quindi se il lavoratore, in questo caso dipendente, anche perché poi si intende sempre dipendente, deve avere per legge un medico competente, che è quello che lo tutela, non è il medico della fabbrica, ma che poi tuteli in seconda battuta anche il presidente piuttosto che il proprietario, è un altro motivo, però la tutela è quella del lavoratore. Sul volontario, io più che il medico competente parlerei più, poi magari è Givone che ci può aiutare in questo, più un discorso assicurativo di RC, nel senso che andare a coprire quelli che sono gli infortuni, i danni, perché io viene il volontario, inciampa nello scalino entrando dentro, cade, il presidente ne diventa responsabile perché si è fatto male. Il medico competente è più un medico che in base al lavoro che viene fatto va a dire quelli che sono i carichi, quelli che sono i rischi, quelle che sono le limitazioni di questo tipo qua. Ecco, quindi poi qua magari Givone ci può aiutare anche lui dal punto di vista legale, perché poi il discorso è più sempre quello del risarcimento. Vedo parecchio fermento anche tra i commenti. C'è Massimo che dice che non è necessario perché si parla solo di volontari se sono organizzati. Ecco, ci sono bande e bande, quindi bisogna vedere il caso specifico. Se si fa riferimento a un'associazione un po' strutturata, con una scuola di musica, con un tot di insegnanti, una scuola di musica con allievi, soprattutto anche minorenni, io credo che a tutela del presidente il DVR, se non è obbligatorio, sia perlomeno opportuno, ma affronteremo una serata magari apposta su questo. Scusami Fabrizio, ti chiedo di concludere l'intervento. Certo. Dicevo, nell'ambito della prevenzione sicuramente c'è il tema dell'informazione, quindi sui vari protocolli è specificato, per esempio, a titolo di informazione, avere i dépliant in modo tale che siano chiare le regole per tutti, come si devono comportare, e le procedure specifiche per ogni luogo dove si può accedere. Quindi sarà importante definire, nel momento in cui si potrà veramente accedere a un luogo, per esempio a delle vie, a un flusso di percorso, anziché lasciare al libero arbitrio come si poteva fare prima. Quindi far sì che ci sia una gestione di questa situazione, che di solito si racchiude in un piano di intervento specifico per ogni tipo di luogo o di azienda o di quello che è in questo caso. Dopodiché il coinvolgimento penso che sia un tema fondamentale, che fa un po', diciamo, che si abbina all'informazione, perché io penso che se ognuno di noi, anche all'interno di un'associazione, non fa il proprio pezzettino e resta tutto in capo al presidente o a chi per lui, credo che non sia possibile gestirla così. Quindi io penso che l'informazione e il coinvolgimento, dove ognuno conosce le regole del gioco e fa il suo pezzettino, penso che sia fondamentale, sì, anziché indispensabile. Dopodiché, nel momento in cui si potrà fare attività all'interno dei luoghi, sarà da tener conto l'aspetto della sanificazione, per esempio, che a quel punto si innesca perché sto usando un luogo e quindi la farò prima, la farò dopo, in modo tale che posso garantire un certo tipo di disinfezione dei vari locali e delle varie attrezzature. La norma dice tutto e niente da questo punto di vista, perché dice sanificazione periodica vuol dire una volta al giorno, una volta al mese, quello non è scritto, e lascia molto margine all'interpretazione. Questa secondo me va fatta col buon senso, nel senso che la sanificazione, ci sono tante strade per sanificare. Io posso chiamare l'impresa specializzata che sanifica, posso magari in maniera un po' più semplice pensare di sanificare utilizzando dei prodotti certificati per la sanificazione, ho bisogno di fare una procedura in modo tale che ogni volta che faccio la sanificazione la posso registrare, in modo tale che resti traccia del fatto che io ho fatto. E quindi anche lì va calzata anche secondo delle dimensioni del luogo che ho, chiaramente, e del tipo di
di organizzazione che voglio dare a questa cosa. Quindi a tutela del presidente, ad esempio nella nostra associazione periodicamente c'è il controllo delle lampade d'emergenza, quindi firmiamo la verifica delle lampade d'emergenza piuttosto che la verifica del defibrillatore, dove firmiamo di aver verificato il defibrillatore. Anche qui potremmo schedulare il processo di sanificazione. Okay. Direi di sì. Dopodiché c'è l'aspetto della sorveglianza che avevamo appena detto, e poi a quel punto, finito il tema della prevenzione, c'è il tema della protezione. Quindi a questo punto ho fatto salvo che ho applicato tutto quello che ho reputato possibile a livello di prevenzione, utilizzo i DPI. E allora gli schermi ai quali pensavi tu, Giacomo, anziché le mascherine ove applicabili, e tutto questo tipo di schermi che possiamo già vedere in mille esercizi che hanno aperto in questi giorni. L'obiettivo qual è? Quello di non cadere nella fascia rossa, cioè nel non arrivare al contagio fondamentalmente. Quindi io faccio tutto quello che è possibile in fascia verde, in fascia gialla, per evitare al massimo la possibilità di andare in fascia rossa. Questi sono un po' i concetti molto molto stringati, perché sarebbe stare qua due giorni probabilmente a parlare. Sì, Fabrizio, nei commenti questo. Vedo anch'io ho come dipendente l'insegnante di batteria, e chi mi ha fatto la valutazione dei rischi ha misurato i decibel e gli ha dato delle prescrizioni come l'utilizzo delle cuffie piuttosto che intervalli di pausa. Quindi, però questa sera non possiamo scendere così nello specifico, perché stiamo già sforando di mezz'ora. Quindi io ti ringrazio, Fabrizio, magari intervieni poi ancora dopo. E a questo punto io introduco il tuo collega, l'ingegner Emanuele Ferrari, ingegnere per l'ambiente e il territorio, svolge prevalentemente attività di progettazione e direzione lavori per gli enti pubblici, si occupa inoltre di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro e, mi piace ricordarlo, ha fatto parte della banda musicale di Castellammonte come trombettista. Quindi quando gli ho chiesto di analizzare gli strumenti a fiato, mi ha dato immediatamente la disponibilità e per introdurre l'argomento, io ridendo e scherzando, con i miei congiunti, quindi non ho violato nessuna normativa a mio avviso, ho realizzato un piccolo video simpatico che avrei piacere di condividere per introdurre la seconda relazione dell'ingegnere. Ecco a voi un piccolo video. Così, perché per le cose via computer è sempre un via vai che scade la connessione o queste. No, è come suonare in realtà. È come nella realtà, non ti ha dato nessun fastidio? No. E il suono ha rimbombato o era normale? Normale. Normale, perfetto. Grazie Stefano, grazie Filippo.
ovviamente non ne abbiano a male i direttori e i musicisti. Era un gioco, uno scherzo fatto con i bambini una domenica pomeriggio, ma per rendere un attimo l'idea di quello che magari si potrebbe proporre nelle bande musicali. Per introdurre la relazione dell'ingegnere Ferrari, io mi rifaccio sempre di nuovo al DPCM del 17 maggio 2020. Ed in particolare, sempre articolo 1, comma 1, lettera M. Abbiamo letto con estrema attenzione che dal 15 di giugno sarebbe possibile organizzare spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerti, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. Con dei limiti numerici, parlano di 1.000 persone all'aperto, che è un numero significativo, ma dipende anche cosa si intende per all'aperto, perché gli spazi possono essere enormi o ristretti, e 200 persone al chiuso per ogni sala. Su questo c'è l'allegato 9. L'allegato 9, ogni presidente di filarmonica e di banda musicale dovrà leggerselo, impararselo a memoria come i 10 comandamenti, perché sono le prime indicazioni operative che ci sono state date. Quindi, Emanuele, ti chiedo un'analisi tecnica, strumento per strumento. Soffermiamoci soprattutto sugli strumenti a fiato. Abbiamo tutte le fotografie disponibili. Una per volta tu chiedimele e le possiamo analizzare insieme. Appunto, come dicevi tu, bisogna fare un distinguo tra strumenti a fiato, strumenti a corda e strumenti a tastiera. Nel video che è passato si vedevano strumenti a fiato come il flauto e clarinetti, quindi sono strumenti che hanno tendenzialmente una emissione di fiato verso basso per il clarinetto, verso diciamo un po' più direzionale per quello che riguarda il flauto, ma comunque l'emissione di quella che è l'aria in uscita è paragonabile al parlato normale. L'utilizzo dello schermo è utile sicuramente proprio per evitare di avere dei flussi diretti con chi ci sta vicino. Più problematica potrebbe essere per trombe e tromboni, invece, dove il problema dei flussi è direzionale per la tromba in maniera orizzontale e quindi diciamo ad altezza proprio delle persone che stanno nell'intorno e di nuovo da non dimenticare il problema della condensa che si viene a creare come anche aveva prima accennato il dottor Testa. Il problema della condensa e quindi della raccolta che deve essere fatta in maniera, diciamo, mirata per evitare che si disperda nell'ambiente e quindi anche qua trovare una soluzione che possa essere utile allo scopo. Altri strumenti a fiato particolari sono i tromboni che in alcune loro forme hanno questo problema di avere un'emissione verso l'alto. E questo si traduce nella necessità di creare o degli schermi con delle forme particolari o andare a distanziarli rispetto a quello che sono gli altri strumenti. Questo sempre compatibilmente con l'organizzazione della banda. Passando poi invece a quelle che sono le percussioni, diciamo che grossi problemi non ce ne sono e quindi lo schermo potrebbe non essere necessario. Strumentisti possono tranquillamente utilizzare delle mascherine, ma si viene a creare un problema per quella che può essere la condivisione invece degli strumenti. Questo per una questione di sanificazione e igienizzazione, come diceva prima l'ingegner Marchiaro, e da lì bisogna definire un protocollo che può essere condiviso, che deve essere condiviso fino al limite dell'utilizzo eventualmente dei guanti se lo strumento ci permette di farlo. Questo perché Emanuele stavamo ragionando sul pianoforte,
Un conto sono gli strumenti individuali, personali, un conto sono gli strumenti condivisi. Ecco, noi abbiamo vari pianoforti, alcuni anche storici di 100 anni con i tasti d'avorio. Ecco, andare a trattare e sanificare con prodotti a base di alcol o peggio, i tasti in avorio di un pianoforte prezioso, io non me la sentirei. Certo, è la stessa superficie del corpo del pianoforte, il legno, le carte anche Esatto. interne. Un pianoforte a coda si suona anche con L'arpa. l'arpa, Sì. lo xilofono. La stessa, passando poi ad altri strumenti, anche la stessa batteria. Batteria e percussioni che sono generalmente connesse e sovente si vedono i musicisti che sono uno vicino all'altro e che condividono, in condizioni normali, avrebbero condiviso degli spazi. Lì nella fotografia in primo piano in questo momento abbiamo i bongos dove proprio non c'è Esatto. neanche il mazzuolo o la No, bacchetta, chiuso ma c'è proprio la ermeticamente. mano che Certo. ovviamente ha sudore e Esatto. possibilità di Questo è un trasferire. esempio della necessità di verificare l'utilizzo dei guanti, perché comunque la sensibilità del musicista su uno strumento del genere è fondamentale. Con un guanto in lattice potrebbe venire meno, sicuramente. Esatto. Emanuele, tu suoni? Io suono, sì. Suonavo la tromba, adesso un altro tipo di strumento. Che ho in primo piano, Che il ho in basso primo piano il elettrico. basso elettrico. Sì. Quindi no guanti. No guanti assolutamente, poiché si suona prevalentemente con le dita, e quindi come per la chitarra, di nuovo, c'è il problema di come andare a suonarlo. Lo schermo sicuramente funziona, anche perché tendenzialmente quando si suonano questi tipi di strumenti si è un pochino esagitati, quindi potrebbe, diciamo, partire il rocket, mettiamolo così, oltre alle varie note. E di nuovo c'è il problema della condivisione. Se a certi livelli ognuno c'ha il proprio strumento, chitarra, basso, l'amplificatore, quando si va a scuola di musica, ovviamente c'è uno strumento che viene utilizzato da più ragazzi. Anche qua la pulizia e sanificazione è un problema. Le corde, il corpo del basso, della chitarra, ma gli stessi Io mi sentirei di potenziometri. suggerire in questi mesi l'utilizzo dello strumento proprio. Assolutamente. Sicuramente è il modo migliore per evitare ogni tipo di interferenze, di Un contatti. altro vizio, io suono il fagotto e c'è il vizio, fammi provare l'ancia. Ecco, scordiamocelo. Assolutamente, assolutamente. Ok? Ok. Altri strumenti, sto mandando l'immagine, archi, violino, violoncella, violoncello, contrabbasso, piuttosto che fisarmonica. Sì, per gli strumenti ad arco diciamo che vale la stessa regola di quello che è basso chitarra, quindi non si può suonare coi guanti e quindi di nuovo ognuno deve avere il proprio strumento quando è possibile, se no si potrebbe pensare al cambio di corde continuo, che comunque Che direi che non è il caso. diventa abbastanza impegnativo, sì. Anche perché poi spesso è l'insegnante che accorda lo strumento all'allievo. Certo. Abbiamo discusso parecchio su questo, sulla didattica a distanza, e quindi bisogna insegnare all'allievo ad accordarsi lo strumento personale. Fate attenzione, insegnanti, spesso e volentieri c'è il contatto col bambino e qui l'allegato quello, mi pare, dell'estate, ragazzi, proprio lo ricorda e dice, nel momento in cui c'è un contatto, deve per forza esserci il guanto. Quindi se dovete far spiegare la respirazione del diaframma al bambino o all'allievo, e il gesto naturale, quello di accompagnare la respirazione, lì è indispensabile l'utilizzo, sarà indispensabile l'utilizzo del guanto. Andiamo avanti, ho messo provocatoriamente l'immagine quella del solfeggio, con un po' di problemi di destra e sinistra, ma quello sono teorie musicali che lasciamo agli insegnanti. Noi utilizziamo queste sedie con il leggio
Una delle domande era: questi schermi possono essere utilizzati solo per le lezioni individuali o anche di gruppo? Io, nel chiedere all'artigiano la realizzazione di questo plexiglass, che abbiamo studiato al CAD e realizzato anche con la curvatura studiata proprio per andare a impattare il meno possibile sul suono che viene emesso dallo strumento e che viene rimbalzato sul volto del musicista, ho chiesto che venissero realizzati modulari, cioè vedete, possono essere disposti uno a fianco all'altro, volendo senza limiti. Io adesso ne ho fatti costruire due, ma ritengo che si potrebbero anche aumentare. Ma per il solfeggio, che siamo nelle stesse condizioni del pubblico, diciamo, io qui vedo che potrebbe essere un buon distanziamento una soluzione percorribile. Certo. Condividi? Sì, assolutamente, assolutamente. Anche perché così ogni ragazzo o il ragazzo e l'insegnante hanno il proprio spazio ben delimitato. C'è il solfeggio, comporta un parlato comune, quindi niente di particolare, con lo schermo si blocca. Però un metro e mezzo di distanza, al chiuso o all'aperto, potrebbe andare bene. Sì, 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 sì. Qui, di nuovo, io non ho velleità di direzione, perché lo confesso pubblicamente, mi sono fermato alle prime pagine del metodo Bona. Questa immagine era significativa, Emanuele, per far vedere provocatoriamente il rapporto delle altezze e delle distanze. Esatto, esatto. In quasi tutte le immagini che abbiamo visto, chi suona è seduto o comunque ha un'altezza limitata. Il direttore d'orchestra è solitamente posizionato a una quota superiore, perché suona pedana, e quindi potrebbe avere interferenza del droplet a pioggia su chi sta suonando, ma proprio perché è in una posizione rialzata. Questo potrebbe anche essere uno schermo a difesa dei flauti, perché ho già visto più volte partire la bacchetta al maestro e finire dritta contro i flautisti, per cui una doppia funzione, ecco. Poi, per dati tecnici, questi schermi io li ho fatti realizzare alti un metro e mezzo, in materiale spesso 3 mm trasparente, con tutta una struttura in legno, con un taglio estremamente preciso, quindi la struttura è assolutamente solida e non c'è, a mio avviso, alcun pericolo di ribaltamento, quindi attenzione a fare strutture pericolanti, perché potrebbero cadere addosso all'allievo, al musicista, e peggiorare la situazione da un altro punto di vista. Un tema importante sarà il costo, lo affronterò dopo, allegandomi anche a eventuali bandi e possibilità di finanziare e coprire il costo di acquisto di questi, che a mio avviso potrebbero essere definiti dispositivi di protezione individuale, DPI, giusto? Assolutamente. Perfetto. Quasi al limite, quando vengono composti, di un DPC, dispositivo di protezione collettiva addirittura. Benissimo. E dopo, Emanuele, nella relazione che hai firmato e abbiamo già inviato alle sedi competenti, hai analizzato nel dettaglio la differenza tra suonare all'aperto e suonare al chiuso. Come mai queste differenze? Perché suonare all'aperto comporta la necessità di avere un'acustica diversa rispetto al suonare chiuso, quindi questi schermi potrebbero in qualche modo essere controproducenti, perché il suono deve comunque espandersi nel modo consono per essere sentito, e quindi devono essere, diciamo, disposti tra di loro in modo da poter funzionare. Il problema grosso del suonare in ambienti indoor, al chiuso, è comunque legato a quella dei ricambi d'aria, che è fondamentale soprattutto negli ambienti piccoli e in quelle che sono le
le camere o di le stanze, le salette dove c'è un'insonorizzazione totale, quindi assenza di finestre, e può dare un grosso problema. Perché qua bisogna intervenire con un sistema di aerazione di tipo meccanico. Ecco, nella reazione ti chiedo solo una precisazione velocissima perché poi viene tardi. Sulle linee guida che abbiamo letto, nelle linee di indirizzo, si dice assolutamente vietare per gli impianti di raffrescamento e di condizionamento la funzionalità del ricircolo dell'aria. Ci vuoi fare un esempio e spiegare Sì. bene questo concetto per evitare dei fraintendimenti? Perché Il paragone è semplice, è il ricircolo dell'aria che noi vediamo, il bottoncino che vediamo all'interno dell'automobile quando azioniamo il condizionatore. Il concetto base è che l'aria deve essere sempre prelevata dall'esterno, deve fluire nell'ambiente e poi deve essere rimessa nell'esterno. Quindi non si deve mai utilizzare la stessa aria per chiudere il circolo, perché questo può provocare sicuramente un aumento della probabilità di avere il virus nella camera in cui siamo. Quindi sempre un flusso da esterno verso l'esterno. quindi, facendo un paragone sciocco, è meglio andare col finestrino aperto. Esatto. Il che vuol dire sfruttiamo piuttosto Apriamo le un finestre. minimo di apertura di Sì. finestre e ricambio costante dell'aria. Quindi, Esatto. su questo so che ci sono degli studi, tu stesso me li hai spiegati, li abbiamo inviati, proprio un rapporto di metri cubi al secondo di o al minuto, adesso non mi ricordo l'unico. Metri cubi all'ora di ricambio di aria in funzione del volume del locale, della superficie del locale, della quantità di persone che possono stare nel locale. Benissimo. Un altro concetto che abbiamo sviluppato, e qui faccio un appello alle case costruttrici di strumenti musicali, perché le mie competenze si fermano solo fino a un certo punto. Il dottor Angelo Testa prima sollecitava, dice, la condensa e lo spurgo della saliva sarebbe bello bloccarlo prima dell'arrivo a terra. Nel senso che noi oggi utilizziamo spesso degli stracci, soprattutto per gli strumenti che hanno un maggiore scarico, per raccogliere e pulire la condensa che viene a cadere per terra. E ovviamente quando ci sarà la riapertura lì bisognerà fare estrema attenzione perché quel fazzoletto di carta o quello straccio potenzialmente contiene del materiale diciamo pericoloso e quindi dovrà essere adeguatamente prelevato e smaltito. Se si riuscisse ad inventare una sorta di fammi usare un termine magari non elegante, ma catetere per capirci, di dire andiamo a raccogliere in un sacchettino lo scolo dello strumento con un apparecchio magari esteticamente un po' più gradevole, diciamo andiamo a raccogliere lo scarico e a fine esecuzione stacchiamo e buttiamo via magari usa e getta questo raccoglitore di condensa che si è creato. Ecco. Pensi che sia fantascienza o si potrebbe con un po' di creatività arrivarci? Si può fare, anche mantenendo la struttura originaria degli strumenti, creare un'appendice di dimensioni giuste, adeguate anche al tipo di strumento, da poter magari attaccare, staccare, cambiare, anche in maniera veloce. Però si può fare. Stavo leggendo le domande, ma bene o male, secondo me abbiamo risposto, quindi sull'aerosol, sul ricambio dell'aria e sull'attenzione proprio a evitare il più possibile il disperdersi di questa saliva che esce dagli strumenti. Quindi io ti ringrazio veramente tanto, Emanuele, per Grazie. aver messo anche nero su bianco tutta questa tua analisi che ha preso in considerazione anche gli studi fatti da università
in particolare della Germania, che ha analizzato l'emissione dagli strumenti a fiato. Gli esperimenti in casa li abbiamo fatti tutti. Io stesso ho provato da una tromba senza bocchino a soffiare e l'uscita di aria è veramente significativa senza bocchino. Quindi se mettete davanti alla campana di una tromba un foglio di carta igienica che è molto leggero o una candela, gli esempi tipici sono questi, l'uscita di aria è importante. Ma nel momento in cui si va a mettere il bocchino che crea come si può dire, un passaggio molto più ristretto dell'aria, l'uscita alla fine è pressoché impercettibile, quindi esce Esatto. solo il suono e la vibrazione o esce anche dell'aria. Lo stesso si può dire di strumenti ad ancia, l'oboe, il fagotto, il clarinetto, dove il suono è generato dalla vibrazione di un pezzettino di legno. Anche qua esce un suono e la campana, la candela o la carta igienica, io col clarinetto, ancorché che è scomodo perché non è proprio vicino da tenere, ho usato lo scotch per fare la prova, non sono riuscito a muoverla. Quindi questi primi studi dicono che probabilmente dallo strumento esce solo vibrazione, ma abbiamo necessità di avere un'analisi tecnica. Quindi ne parlerà dopo il presidente Italo. Abbiamo espedito giusto oggi una seconda comunicazione alla Regione Piemonte e già sollecitando ed evidenziando che il Politecnico di Torino è una eccellenza a livello mondiale, che si è già adoperato per fare un'analisi tecnica scientifica commissionata dal CONI e da Sport e Salute per analizzare i fattori di rischio e le diverse peculiarità delle diverse discipline sportive, a mio avviso sarebbe estremamente interessante proporre al Politecnico uno studio su questo nostro settore. E dopo affronteremo questo discorso perché ho delle proposte ulteriormente interessanti. Emanuele, ringrazio anche a te. L'ultima domanda, me ne accennavi nella tua relazione, l'abbiamo considerata l'uscita del fiato laterale dalle chiavi laterali, sassofono per esempio. Sì, dagli studi che hanno fatto per gli strumenti ad ancia, l'uscita dell'aria da quelli che sono i tasti aperti è irrilevante rispetto al flusso principale che si ha dalla campana. Quindi diciamo che anche lì la dispersione è minima e non dovrebbe dare problemi. Il sax ha il problema della condensa come la tromba. Certo, passerei a questo punto la parola all'avvocato Edmondo Givone. Edmondo è un avvocato civilista e penalista, esperto del mondo associazionistico no profit. Quindi se Edmondo puoi affrontare il tuo intervento. La domanda che ci stiamo facendo e che è già stata in parte lanciata è chiarire la responsabilità in particolare del presidente per quelle che sono le responsabilità civili piuttosto che penali, perché ci troviamo di fronte ad associazioni per la maggior parte non riconosciute, alcune sono riconosciute, la nostra associazione è una di queste con il riconoscimento della personalità giuridica, cosa che in linea di massima consiglierei a tutti i presidenti di associazioni no profit, ma non affrontiamo questo discorso perché con la riforma del terzo settore cambieranno parecchi elementi. Quindi un discorso sulla responsabilità. Con un accenno particolare ti chiederei in mondo se è possibile a quelle strutture non private. Ad esempio, nel mio caso suoniamo in un ambiente di proprietà dell'Associazione Filarmonica. Altre volte si è ospiti magari in una struttura comunale. Quindi analisi delle diverse responsabilità nei diversi ambienti e
responsabilità verso insegnanti, maestri, allievi, musicisti e spettatori. Chiuderei con i tuoi consigli. Giusto due domande, Edmondo. Grazie Giacomo, è un piacere essere qui con voi questa sera e ti ringrazio per l'invito. Allora, il problema della responsabilità del presidente che istituzionalmente diventa il fulcro dell'associazione e l'obiettivo di ogni possibile richiesta che arrivi nei confronti dell'associazione. È importante secondo me partire da un presupposto, ovvero quello di capire come ci stiamo muovendo. Ci stiamo muovendo in un ambito di rischi. Come ci hanno detto ben prima e ci hanno chiarito molto bene il dottor Testa e l'ingegner Marchiaro, siamo in una condizione in cui non è possibile essere sereni, non è possibile dormire sonni tranquilli perché è una situazione di pericolo. Non sappiamo bene quanto importante o meno, ma è evidente che il rischio esiste e che l'unico strumento che può adottare un presidente è quello di comportarsi nel modo più corretto possibile secondo un concetto che ormai si sta ampliando sotto tutti i profili della responsabilità, che è quello che è stato definito dall'accountability, ovvero da una assunzione di responsabilità consapevole in cui a fronte di un rischio più o meno calcolato viene richiesto al presidente come elemento centrale dell'associazione di porre in essere tutta una serie di misure, di contromisure che però non sono molto spesso ben definite. Mi spiego, oggi come oggi, soprattutto in un caso con il coronavirus, in cui, come ci ha detto il dottor Testa, ne sappiamo ragionevolmente poco del virus, di come si comporta, di come è in grado di evolvere e secondo quali dinamiche effettivamente va a colpire l'organismo umano. Non sappiamo perché in Lombardia ha colpito molto di più che in Campania. Possiamo fare delle supposizioni per quanto riguarda dei fattori sociologici, ovvero in Lombardia purtroppo è arrivato subito e quindi la reazione del lockdown è stata successiva rispetto a quello che è il momento in cui è arrivato, mentre magari in Campania piuttosto che in Calabria il tempo di reazione al lockdown rispetto a quando è arrivato geograficamente il virus è stata molto più tempestiva. Però ci sono altri elementi che non ci spiegano come mai in determinate situazioni della Lombardia continua ad esserci un elevato livello di incidenza del virus, mentre in altre zone no. Quindi di fronte a questa incertezza quello che si chiede sia sotto il profilo civilistico che sotto il profilo penalistico è che vengano poste in essere tutte delle contromisure, dei comportamenti, chiamiamoli in modo semplicemente assennati e responsabili per poter limitare il più possibile e prevenire tutti quelli che sono rischi. Partirei da una grande distinzione, quella che potrebbe essere una responsabilità di livello penalistico da quella civilistica. Sotto il profilo penalistico andremmo ad ipotizzare una responsabilità. Allora, credo possa ragionevolmente escludersi nei confronti di pubblico o soggetti esterni all'associazione, perché si dovrebbe andare a ipotizzare una responsabilità per lesioni colpose nei confronti di soggetti terzi, nei confronti dei quali il potere di intervento del presidente potrebbe essere molto, molto limitato, soprattutto in un momento come questo, in cui non è ammessa la possibilità di svolgere spettacoli o contatti con un pubblico. Sicuramente potrebbe esistere
una responsabilità a livello penalistico nella misura in cui si vada a ipotizzare una responsabilità da contagio nello svolgimento delle attività nei confronti di soggetti, chiamiamoli interni all'associazione, i maestri, soprattutto quelli che sono considerati soggetti destinatari di un potere di vigilanza o di un rapporto di lavoro, come ci ha spiegato prima l'ingegner Mattiaro, quelli che potrebbero essere contemplati nel DVR secondo le previsioni di legge. Sicuramente abbiamo sentito tutti l'altalena delle circolari INAIL di questi giorni che ci hanno detto contagio da coronavirus riconducibile a responsabilità del datore di lavoro, sì, no. Il mio pensiero è quello che può essere sì e può essere no, detto molto semplicemente, dipende tutto da quali misure sono state adottate nel caso in cui si possa ipotizzare che il contagio di un insegnante o di un volontario sia derivato dalla permanenza nell'ambito dell'associazione. Mi spiego, se a fronte di un rapporto, di un incarico con un insegnante, si può ricostruire che durante lo svolgimento di quell'incarico ha ricevuto il contagio, è evidente che per andare a capire se c'è una responsabilità del datore di lavoro o meno, debba andarsi a valutare cosa ha fatto questo presidente, cosa ha fatto l'associazione per prevenire il contagio. Se ci sono delle pecche nelle contromisure predisposte, potrà allora ipotizzarsi l'esistenza di una responsabilità anche di tipo penale per lesione colposa. Se invece il presidente avrà seguito tutta una serie di protocolli e quello che ha fatto risponde al concetto di cosa potevo pretendere per prevenire il contagio e questo è stato fatto, allora non sarà ipotizzabile un elemento di responsabilità del presidente, perché siamo in un'ottica di andare proprio a valutare concretamente cosa si è fatto e cosa non si è fatto. Sotto il profilo civilistico, a mio avviso, lo scenario delle possibilità, delle responsabilità potrebbe arricchirsi di più, nel senso che al di là di quella che è la diretta responsabilità nelle figure dei soggetti coperti da DVR, entra in gioco, a mio avviso, anche un aspetto ulteriore, ovvero quelli che sono i protocolli attraverso i quali venga disciplinato il contatto con soggetti esterni oppure con soggetti come i soci che propriamente non possono essere considerati svolgere un'attività di lavoro all'interno dell'associazione o della banda. E quindi, ad esempio, nei confronti degli allievi che assistono alle lezioni, che imparano la musica o comunque nelle esibizioni che non possono essere considerate coperte da un rapporto di lavoro. Questo, secondo me, è un primo grande discrimen di quelle che potrebbero essere le responsabilità del presidente. Anche in questo caso, un elemento fondamentale per capire se ci possa essere una responsabilità o meno è valutare quella che è la misura posta in essere anche sotto il profilo civilistico per prevenire una possibilità di contagio. Sicuramente rispetto ad un profilo penale la valutazione di quella che è una responsabilità civile potrebbe determinare l'utilizzo di concetti un pochino più severi e un pochino più rigidi per il presidente e per l'associazione stessa, e quindi andare a superare un pochettino il criterio della necessità di dimostrazione della colpa a favore di alcune
presunzioni di responsabilità in ragione di quella che è l'imputazione per una sorta di responsabilità di gestione dell'evento. Un importante anche aspetto che mi segnalavi Giacomo è quello di valutare la possibilità di incidere sulla sanificazione dei locali. Mi chiedevi una valutazione di quello che potrebbe essere le differenze tra lo svolgimento di attività nell'ambito di uno stabile, di un locale proprio, rispetto ad un locale messo a disposizione da soggetto terzo. A mio avviso la responsabilità in relazione ad un evento specifico o comunque a un'attività posta in essere nell'un tipo di locale o nell'altro non si differenzia sotto il profilo qualitativo. Mi spiego: che io come associazione, come presidente dell'associazione, svolga la mia attività in un locale mio o in un locale di un altro implica la stessa valutazione di idoneità di quella che è il procedimento di sanificazione e di pulizia del locale. L'unica differenza sta nel fatto che su un locale mio sarò tenuto a svolgere concretamente e direttamente le attività di pulizia e sanificazione e quindi a dare io l'input e a procedere direttamente con la mia associazione. Nell'altro caso, quello che mi può essere imputato è quello di verificare che chi è proprietario, chi mi mette a disposizione il locale, abbia utilizzato delle procedure adeguate. Quindi quello che io devo valutare è esattamente la stessa identica cosa, ovvero se la procedura di pulizia, sanificazione è adeguata, nell'un caso se il locale è mio, oltre a valutarla, la devo anche fare, se invece il locale di qualcun altro me lo mette a disposizione qualcun altro, devo sincerarmi che quello che lui ha posto in essere sia adeguato per permettermi il rispetto di una prevenzione adeguata. Ancora una valutazione importante, secondo me, nel campo della bandistica è quella di valutare se le attività vengano svolte in un luogo pubblico o in un luogo privato, o meglio ancora, in un luogo aperto al pubblico o in un luogo chiuso al pubblico e quindi senza la possibilità di accesso, perché questa differenza, al di là di tutto le valutazioni sull'adeguatezza degli strumenti di prevenzione, implica la necessità di ampliare queste valutazioni. Se ho un'esibizione chiusa al pubblico, avrò un numero di rischi e una tipologia di rischi diversa, differente, più circoscritta. Nella misura in cui invece ho un'apertura al pubblico, devo entrare nell'ottica di valutare ulteriori rischi, di valutare un contatto con soggetti che non posso controllare e non posso in certa misura disciplinare perché sono esterni all'associazione, perché sugli stessi esistono delle dinamiche ulteriori e diverse, non seguono un tabellone, una procedura, un'organizzazione tipica della mia attività e della mia esibizione, ma in realtà sono un soggetto esterno che riceve tutta una serie di prestazioni e di conseguenze della mia attività. Ti faccio due domande al volo, Edmondo, scusa se ti interrompo. Assolutamente. Facciamo il caso, alcuni commenti ci stanno dicendo: io al mattino vado in ufficio, il pomeriggio vado in palestra, alla sera vado in banda, come fanno a dire che mi sono contagiato in banda? Allora, prima di darti la risposta do il mio parere. Ecco, se è un caso unico e singolo, oltretutto l'esito avviene dopo magari 10-15 giorni, è difficile risalire,
ma se facciamo caso che tutti o due o tre o più, magari allievi del mio corso di propedeutica musicale piuttosto che di musica terza età, rimangono tutti contagiati, il dubbio che il contagio sia avvenuto nei miei locali forse potrebbe anche nascere. Assolutamente, è un'arma a doppio taglio perché soprattutto in ragione di un monitoraggio che si è tanto ipotizzato in questa fase 2 della fantomatica app Immuni, che dovrebbe permettere un controllo del contagio proprio attraverso l'individuazione dei contatti sociali che il contagiato ha avuto a fini prevenzione, potrebbe essere quella prova. Non dico provata, ma statisticamente così attendibile per escludere o dimostrare che in una certa situazione è avvenuto il contatto. Poi, evidentemente, se si riuscisse a dire che quel soggetto lì è il cosiddetto untore della mia lezione di musica, sicuramente quel soggetto lì non potrà chiedermi i danni, ma sicuramente tutti gli altri che sono stati contagiati in quell'occasione potrebbero chiedermi, e diventerà molto difficile andare ad individuare chi è l'untore. Ecco, altro tema. Nel mondo sportivo mi avete insegnato, voi avvocati e voi medici, che non si può autocertificare uno stato di salute, quindi il certificato medico di buona, sana e robusta costituzione non può essere autocertificato dal privato perché ci vanno delle competenze ovviamente sanitarie Certo. qualificate. In questo caso invece abbiamo sentito parlare di autocertificazioni sul fatto di non essere venuti a contatto con Assolutamente sì. persone positive, eccetera. Ah, Mi guarda, chiarisci Giacomo, questo? Anche nelle bande potrebbe essere utile? allora io ti porto un esempio. Questo viene fatto all'accesso in tribunale. In accesso in tribunale, al di là del misurare la temperatura, viene richiesta a chiunque entra una dichiarazione di consapevolezza, un'autocertificazione su alcuni elementi che non riguardano il mio stato di salute, per cui ti attesto che io ho un determinato stato di salute, ma mi chiedono di attestare di non essere soggetto che è stato sottoposto a quarantena, di essere soggetto che negli ultimi 15 giorni non ha avuto sintomi riconducibili alla tipologia del Covid-19, di essere un soggetto che in questo momento non ha la febbre e di non essere entrato in contatto negli ultimi 15 giorni con un soggetto né posto in quarantena né accertato come positivo. In realtà tutto questo non va ad attestare quello che sono le mie condizioni di salute, ma va a fornire un elemento al presidente per valutare le misure che lui deve assumere ai fini di prevenire un possibile contagio nella sua struttura. Attraverso questo lui ha uno strumento, una possibilità di individuare una particolare procedura che nelle linee guida vengono più o meno indicate per ogni singolo settore, per cui se il titolare di una struttura ha, che sia commerciale, che sia professionale, che sia di volontariato o qualsiasi, ha il dubbio o possa verificare che ha di fronte a sé un soggetto potenzialmente malato, potenzialmente contagioso, ha l'onere, l'obbligo di isolarlo e di far intervenire la segnalazione al servizio sanitario. Quindi, come mi dicevi Giacomo, queste autocertificazioni vanno ad essere uno strumento funzionale alle misure che il presidente dell'associazione potrà andare a mettere in piedi per
per prevenire il contagio e tutelare la salute di tutti coloro che ci sono in associazione. Ribadisco, non è un'attestazione medica, ma è un'attestazione di quello che io posso rappresentare in merito alla mia storia degli ultimi 15 giorni. Perfetto, grazie Edmondo, abbiamo dato dei flash secondo me importanti. Cosa importante, sì? Su questa autocertificazione, naturalmente trattandosi poi di dati potenzialmente quelli sensibili, che una volta si chiamavano ultrasensibili, dovrà essere accompagnata da una idonea informativa privacy e autorizzazione. Certo, grazie Edmondo, diamo il benvenuto a Vittorio Ferrero, grazie di esserti inserito in questa nostra chiacchierata serale sulle bande musicali. Buonasera. Allora, darei ancora la parola, perché me l'ha chiesta, per una precisazione a Paolo Garnerone. Eccomi, no, sarò velocissimo, intanto saluto Vittorio, benvenuto a questa trasmissione sulla fanfara, ma è diventata una trasmissione molto tecnica, quindi benvenuto Vittorio e ti saluto da parte di tutti. Velocissimo per non rubare tempo a Vittorio e a Beppe, ma io di mestiere non faccio il presidente, faccio l'RSPP, quindi con questi interventi intanto non si finisce mai di imparare, quindi grazie degli ottimi interventi. Vorrei solo dare, così se possibile, due consigli, ma che si riallacciano molto al ruolo anche della Croce Rossa. Prima ho sentito parlare di guanti, prove, eccetera. Beh, è evidente che non si suona la chitarra con i guanti, però l'uso dei guanti è molto delicato dal punto di vista tecnico. Si abusa spesso dei guanti, ma i guanti, se non vengono utilizzati nel modo giusto, cioè vengono tolti nel modo giusto, ma soprattutto non vengono usati come le mani, perché altrimenti, siccome il dottor Testa mi aiuterà, essendo una malattia anche da contatto, è inutile che io tocco dappertutto coi guanti, poi mi tocco in bocca, gli occhi, eccetera. Quindi l'utilizzo dei guanti è una buona cosa, ma va spiegata molto bene. La seconda cosa è un po' il richiamo a uno dei primi messaggi dell'Istituto Superiore della Sanità, della Croce Rossa, di tutte le campagne che ci sono state, che è l'igiene personale, l'igiene delle mani. Quindi secondo me dobbiamo assolutamente partire da lì per arrivare poi alle valutazioni molto tecniche che avete fatto e delle quali io vi ringrazio. Non rubo altro tempo, vi ringrazio, saluto tutti. E lascio la parola, credo, al presidente regionale. No, Paolo, abbiamo ancora due piccoli interventini, ma molto significativi. Uno del presidente Italo Iorio e uno mio, perché Paolo mi ha fatto la battuta: belli questi schermi, ma chissà quanto costano. Per cui non scappate, perché adesso do la parola al nostro presidente dell'Arbaga Piemonte, Italo Iorio, perché in questi giorni ci siamo sentiti telefonicamente un infinito numero di volte. È vero, Italo? Apri l'audio, Italo. Chiedo scusa, buonasera a tutti. Sì, ci siamo sentiti tanto perché sono giornate convulse, anzi questa serata è molto importante. E quindi abbiamo parlato di Croce Rossa e non per nulla abbiamo parlato di queste problematiche che sono sanitarie e di sicurezza. Perché? Perché in effetti c'è un grande fermento nelle nostre unità di base, i dirigenti soprattutto chiedono delucidazioni su come fare per riprendere, quindi noi abbiamo ritenuto il 6 maggio di inviare sia al Ministero dei Beni Culturali che alla Regione Piemonte che alla Sindaca Metropolitana di Torino un documento che diceva praticamente siamo disponibili a collaborare per trovare, per analizzare le problematiche e insieme trovare le soluzioni. In pochi giorni Giacomo si è mosso in tutte le direzioni e voi siete il frutto di questo movimento forsennato di Giacomo e vi ringraziamo per la vostra disponibilità. Avete messo insieme un documento che oggi abbiamo inviato alla Regione Piemonte per prima, nel quale documento noi portiamo le vostre osservazioni e i vostri consigli e
diciamo alla Regione Piemonte che vuole essere questo documento anche uno stimolo a fare di più. Tra l'altro abbiamo messo a disposizione una formazione di 60 elementi maggiorenni che sono disponibili a fare i test che voi avete indicato. Quindi anche questo possiamo anche dirlo, perché ho parlato prima col presidente Paolo Avignone, ci riferiamo alla prima formazione che abbiamo presentato nel nostro programma, quindi gli amici della formazione In Crescendo. Esatto, una formazione di prestigio, li ringraziamo per questa disponibilità, quindi siamo disponibili a collaborare al massimo delle nostre possibilità, grazie al vostro aiuto, per trovare una soluzione, perché la voglia di suonare è tanta, di tornare a suonare, però come avete spiegato voi dobbiamo farlo in assoluta sicurezza e l'avvocato ci ha anche spiegato che dobbiamo evitare possibilmente le conseguenze di questa volontà di riprendere. Quindi grazie per i vostri consigli, chiaramente non finisce qua come si dice perché avremo ancora bisogno del vostro apporto e le prossime settimane, sempre di lunedì, cercheremo di avere elementi nuovi da proporre. Quindi grazie Italo, mentre sei al microfono, prima di parlare di soldi che sono tutti sensibili a questo argomento, io lancerei però chi saranno gli ospiti della prossima puntata, perché io per preparare questa puntata ho rinunciato ad alcune notti di sonno e gli argomenti sono estremamente tecnici. La prossima settimana invece secondo me ci sarà anche da divertirsi e da appassionarsi, perché lo lancio, presenteremo due formazioni, una è la Federazione Italiana Gruppi Majorette e l'altra la General Vincent Marching Band. Italo, vuoi darci una piccola anteprima di questi due gruppi? Sì, sarà una puntata prossima più leggera ovviamente, perché parleremo di due mondi che sono a noi molto molto cari. Uno è quello delle majorette, quindi abbiamo la fortuna a Torino di avere la Federazione Italiana dei gruppi majorette tradizionali, cioè quelli che sfilano con le bande, e quindi parleremo di questo mondo particolare che è legato alla banda, e nel contempo parleremo delle marching band, che sono una diciamo così, un tipo di banda musicale. Ce ne sono poche in Italia, noi abbiamo la fortuna di avere una di queste formazioni d'eccellenza, che è di San Benigno Canavese, e Ivo Camerlo, che è il leader, il capo di questa formazione, ci darà delle indicazioni sul come una qualsiasi banda può, se non diventare marching band, però prendere esempio per migliorare la qualità e la forma. Benissimo, Italo. Adesso pochi minuti, veramente telegrafico, perché purtroppo a oggi il decreto rilancio del 13 maggio 2020 non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi quello che abbiamo tra le mani è soltanto una bozza. Per cui io non approfondirò le tematiche perché non sono certe, si tratta di una bozza, ma ci sono per fortuna in questo decreto, in questa bozza di decreto, tanti articoli che riguardano il terzo settore e riguardano le nostre bande musicali. Nei decreti precedenti, nel Cura Italia e in quello del decreto liquidità, erano stati un pochettino trascurati, a mio avviso, il mondo della musica in particolare. Nella bozza del decreto rilancio ci sono tanti articoli dove invece viene ridata dignità al terzo settore. Quando abbiamo parlato di dispositivi di prevenzione e di misure proprio legate al coronavirus, alle nostre scuole di musica, io vi cito tre articoli, se saranno confermati. L'articolo 102, misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro. È stato rifinanziato il bando, quello di Invitalia, quello per l'acquisto di dispositivi, un bando che è andato esaurito in meno di un minuto, al quale le associazioni non potevano partecipare, è stato rifinanziato e la platea, i requisiti soggettivi sono stati estesi al mondo delle associazioni. Altro articolo, il 128 bis, credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, un credito d'imposta del 60%, mi pare di ricordare compensabile o cedibile. Questo di nuovo magari lo analizzeremo in una diretta quando il decreto sarà legge, sarà entrato in vigore. L'articolo 134, credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Quindi di nuovo altre misure legate anche a coprire in buona parte
quello che è la costruzione di quello schermo. Il costo di questo schermo è direttamente funzionale al costo della materia prima, nel senso che ed è funzione di quanti se ne acquistano. Il costo, posso dirlo, di questi schermi per me in questo momento è stato di 390 euro più IVA. Anche l'IVA qui sarà oggetto di rideterminazione probabilmente da parte del decreto rilancio. È chiaro che ne ho fatti costruire due, ho passato 3 giorni presso un artigiano che ringrazio, posso anche dirlo, insegne Coppo di Cuornè, perché al CAD ci siamo messi a studiare la forma acusticamente e graficamente migliore e ha realizzato una struttura in legno tutta smussata e che non si ribalta, ecco, quindi c'è tutto uno studio dietro e quindi io credo che se entrasse in produzione e si fossero dei numeri maggiori, la cifra potrebbe sicuramente essere contenuta. Andiamo ad altre misure che sono importanti. Chiamiamo la cancellazione del versamento dell'IRAP, questo magari riguarda solo chi ha dipendenti o non a tempo indeterminato, marginale ma riguarda. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, se ci sono bande musicali in affitto che pagano l'affitto potrebbero avere un beneficio anche da questo. Riduzione degli oneri delle bollette elettriche, la scuola di musica è chiusa ma la bolletta arriva comunque, se ci vengono incontro sicuramente siamo contenti. Disposizione in materia di terzo settore, l'articolo 106, questo è interessante, io l'avevo messo subito in evidenza, l'estensione del decreto liquidità. L'articolo, quello del 13, non era percorribile, quello che parliamo dei 25.000 euro per capirci, non era accessibile alle associazioni perché non iscritte alla Camera di Commercio e al Registro Imprese. Ecco, è stata estesa questa misura proprio alle associazioni e anche alle bande musicali. Un'altra cosa che mi fa particolarmente piacere è l'accelerazione delle procedure di riparto del 5 per 1000 per quelle bande che ci possono aderire. Ho trovato meno rilevante l'impatto sulle nostre bande musicali di quello che invece è il capo primo, misure per il turismo e la cultura. Probabilmente devo aspettare la versione definitiva per leggere qualche cosa di più specifico. Un'altra cosa che mi sarebbe piaciuta leggere ma non l'ho vista scritta da nessuna parte è un venirci incontro per quello che è l'abbonamento alla SIAE. L'abbiamo pagato tutti a gennaio, l'abbiamo utilizzato per forse il servizio di carnevale e probabilmente non lo useremo per tutto l'anno. Io faccio un appello e qui spenderò altre ore di mio tempo pseudo libero per contattare la SIAE perché ritengo che venire incontro alle bande musicali sarebbe un gesto di assoluta civiltà. Chiudo questo mio piccolissimo intervento telegrafico, spero, per dare la parola con grande piacere al neoeletto presidente del Comitato Regione Piemonte della Croce Rossa. A te la parola, Vittorio Ferrero. Grazie dell'invito. Scusatemi se mi sono collegato così sul tardi. Intanto saluto con piacere Paolo Bernerone e Peppe Cortese, che sono poi le anime della nostra fanfara di Croce Rossa, e mi fa piacere che siano partecipi a questo incontro. Saluto con altrettanto piacere il dottor Testa, che ci siamo conosciuti per altre vicissitudini in queste settimane. Ai noi, o per fortuna, dipende dai punti di vista, dal punto di vista personale sicuramente per fortuna, e gli altri ospiti. Ma io ovviamente non sono un tecnico bandista, però sulle bande, però credo che la chiacchierata che avete intrapreso stasera e certamente anche nelle altre vostri incontri sia la dimensione per il quale in questo momento tantissimi settori si stanno interrogando su come lavorare, vivere e funzionare in questa nuova fase di quotidianità che comunque ci accompagnerà per diverso tempo, per lungo tempo, perché è chiaro che l'Italia è un paese in cui aguzziamo l'ingegno nei momenti di difficoltà, e qui ci stiamo tutti quanti aguzzando l'ingegno
come gestire la nostra vita, la nostra quotidianità per poter proseguire nelle bande come in tantissimi altri settori. Io adesso non ho seguito bene, però conosco Paolo Coppo e la sua azienda e sicuramente state mettendo in sindaco di Pont Canavese. Sì, esatto, poi è un caro persona. State lavorando a qualche attività, qualcosa che possa aiutare anche le bande a vivere, perché comunque è un momento di aggregazione, di comunità, di tempo, di passione, anche di educazione per chi magari ha scuole di musica. È ovvio che deve esserci in qualche modo la possibilità di riprendere, di riniziare, o quantomeno in questo momento di ragionare su come riniziare, perché poi la complessità sta qua. Penso che abbiate approfondito un po' di vari temi, ho anche capito che c'era anche un avvocato, ha fatto interventi anche di carattere sulla responsabilità che potrebbero avere i presidenti, i direttori, comunque coloro che stanno gestendo, gestiscono scuole musicali o comunque attività bandistiche. Quindi secondo me è più che giusto, avete fatto bene, fate bene ad approfondire, mi fa piacere che ci sia la Croce Rossa in questo caso anche a dare il suo contributo di mix di competenze in qualche modo, che c'è l'impegno bandistico di Fanfara, ma c'è anche l'esperienza che magari possiamo avere in altri aspetti di carattere, come dire, di gestione tra virgolette sanitaria. Quindi mi fa ugualmente piacere. Oltre che tutto il mondo è un mondo da scoprire, un mondo nuovo, un mondo da ricostruire anche in termini di gestione dei contatti sociali. Quindi tutte queste attività ci aiutano a capire come poter immaginare da domani, dopodomani, le prossime settimane, mesi, poter rifare alcune cose che facevamo prima con la dovuta sicurezza e con le dovute responsabilità di chi le avvia. È ovvio, perché piacerebbe a tutti rivedere le nostre bande, il nostro fanfare. 2 giugno e fra 15 giorni il concerto del 2 giugno, processioni, feste, cortei, momenti di allegria. Magari quest'estate si potrà rivedere qualcosa di questo genere, magari in forma statica, però è chiaro che devono avere la possibilità di ritrovarsi e provare i nostri amici delle bande. Quindi secondo me è giusto parlarne, è giusto trovarsi, quindi ancora complimenti per la discussione e per l'aspetto che ci avete provato questa sera e proverete nel prossimo serata. Scusi ancora una cosa, utile tra l'altro gli accenni che lei ha fatto al decreto rilancio, al Cura Italia, che hanno in qualche modo, il decreto rilancio finalmente ha rimesso un po' al centro su alcuni aspetti il terzo settore, che era stato un pochettino messo ai margini nel decreto Cura Italia. Bene la liquidità, bene il credito d'imposta per gli affitti, bene il fatto che alcune realtà del terzo settore possono rivedersi, ad esempio da Invitalia, al rimborso sui dispositivi, perché moltissime attività, dalle bande ai centri culturali, ai centri sociali, a coloro che facevano attività di carattere sociale, devono poter riprendere, perché l'Italia ha una grandissima potenzialità nel terzo settore. Il terzo settore può fare tantissimo nelle queste attività di ripresa. La Croce Rossa è una parte di questa attività che non si è mai fermata, però è giusto dare supporto a tutte le altre attività del terzo settore. Non bastano, mi permetto di dire questo, non bastano gli interventi che sono stati fatti fino ad oggi sul terzo settore, è importante qualcos'altro, non mollare qua, però è giusto iniziare a discutere, anche passare l'informazione, perché purtroppo il terzo settore è una realtà molto variegata e non a tutti può arrivare la possibilità di cogliere i benefici che queste norme che hanno aggiunto in queste settimane possono essere utili per grazie. Io ti ringrazio e ti chiedo, per quanto ti è possibile nei tuoi collegamenti con in particolare la Regione Piemonte, che è il nostro organismo di riferimento, di sostenere la voce del terzo settore. Io questa mattina ho fatto uno scambio veloce con Andrea Tronzano, non dimentichiamo anche tutto lo sforzo della Regione Piemonte con il Riparti Piemonte, che ha stanziato ben 11 milioni di euro proprio per la cultura. Ecco, qualche briciola speriamo arrivi anche proprio alle nostre bande musicali. E ancora questo pomeriggio ho sentito la segreteria dell'assessore Poggio, Vittoria Poggio, e alla quale proprio chiediamo a gran voce, ricordatevi in questa fase 2 anche della musica, delle bande musicali che sono distribuite in modo capillare su tutto il territorio piemontese e italiano, con un grandissimo bacino soprattutto di bambini che, essendo lontani da scuola, hanno una condizione sociale e psicologica che deve essere gestita con grandissima attenzione.
Quindi grazie ancora del tuo intervento e a questo punto lo stavamo aspettando fin dall'inizio, è l'ora del maestro, è l'ora di Beppe Cortese che lo ringraziamo innanzitutto perché ha rinunciato a una serata in compagnia del suo primogenito che è nella stanza a fianco, nato da pochi giorni si può dire. Da e sabato quindi, scorso, sabato 9 maggio. Veramente un grosso in bocca al lupo al mio papà Beppe Cortese e per farmi anche prendere un pochettino fiato e introdurre il maestro io lancerei un bellissimo video che mi avete messo a disposizione di un'esperienza a Venaria Reale. Lo lancio. La gennaio 2017 è riconosciuta come fanfara nazionale della Croce Rossa Italiana ed è diretta dal maestro. Giuseppe Cortese, maestro, che si presenta qui davanti a noi con la fanfara della Croce Rossa Italiana. Rossa nasce a Solferino San Martino quando un medico ginevrino Rubino si presenta nel campo di battaglia e vedendo le donne dei paesi vicini che raccolgono i feriti di qualunque nazionalità, ha l'idea di creare un corpo che non guarderà mai le nazionalità dei feriti ma sarà sempre a disposizione per aiutare coloro che in quel momento stanno soffrendo. Inserito nell'album Machine Head del 72, il gruppo non si aspettava che la canzone si rivelasse un successo, ma il singolo di Smoke on the Water raggiunse il secondo posto in Canada e il quarto nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti nel 1973, portando l'album nella top 10 e al settimo posto in Sudafrica. L'esecuzione dal vivo della canzone arricchita da una parte centrale dominata dalla chitarra di Cortese. Ma sì, potete accompagnarli con le mani e salutarli. Eccoci maestro Beppe Cortese, nel filmato che abbiamo visto, mi sbaglio, c'era tanta taurinense, memoria di taurinense, è vero? C'era sicuramente tanta memoria di taurinense perché a cominciare dall'amico Michele Ribotta piuttosto che a Testù, se non ricordo male, sono tutti ex componenti della fanfara alpina taurinense. Tra l'altro, proprio quel giorno, in quella manifestazione presso la Reggia di Venaria, abbiamo suonato di nuovo con la fanfara alpina taurinense e con la fanfara a cavallo della Polizia di Stato. Inutile dire quanto è stato emozionante anche solo rivedere parte della giornata e ricordare gli sforzi fatti per raggiungere quell'obiettivo di quella giornata, obiettivo che ha avuto parecchi giorni di lavoro, dove una fanfara della Croce Rossa fatta da volontari in toto e da persone che, come in tutte le bande, si salta la prova indiscutibilmente. Noi abbiamo persone, amici, i nostri musicisti non sono della strettissima zona, diciamo così, di Settimo Torinese dove proviamo, ma arrivano da Domodossola, piuttosto che da Novi Ligure, piuttosto che da Asti, piuttosto che da Pinerolo. Quindi la possibilità di spostarsi anche per le prove è sempre messa sotto pressione. E è stata molto importante per la fanfara della Croce Rossa potersi anche confrontare con due fanfare prestigiose, quale appunto quella della Polizia a Cavallo e quella della fanfara alpina taurinense, che fanno della sfilata una loro altissima professionalità e dove la fanfara della Croce Rossa anche psicologicamente ha dovuto prepararsi senza sminuirsi, arrivare non a concorrere ma ad ottenere un risultato ovviamente non all'altezza di queste bande professioniste,
ma comunque dove ha potuto dire la sua. E questo è un bellissimo ricordo che portiamo tutti quanti dentro, è una bellissima necessità di tutte le bande musicali che avrebbero, secondo me, dal punto di vista formale, tutte la necessità di curarsi e tutte la necessità di trovare nella formalità qualcosa che li aiuti a sentirsi unite, perché gli sforzi fatti, prendere la pioggia insieme, prendere il sole insieme, prendere la neve insieme, perché sono cose che purtroppo ci capitano e che spesso il pubblico forse non capisce quanto per noi sia difficile affrontare queste posizioni, quanto sia dannoso per i nostri strumenti affrontare questi problemi di pioggia, problemi di tempo, serva però incredibilmente a tenere uniti queste bande musicali nel ricordo, nella risata, nel mi sono preso una febbre dopo quel servizio, ma sono dei sacrifici che le bande musicali fanno e quindi andrebbero anche forse a volte valorizzate leggermente di più. Beppe, quindi preparazione trasversale, perché abbiamo visto sfilate, certo, abbiamo visto carosello e abbiamo visto concerto. Certamente, mi soffermo ancora un momento su quella che è stata l'organizzazione di quel carosello sempre dalla Reggia di Venaria. Si è resa musicalmente la necessità di trovare tre marce che fossero quasi a memoria. Questo per dare la possibilità al musicista di potersi muovere con naturalezza o quantomeno con più sicurezza senza dover necessariamente leggere, alzare gli occhi ovviamente allo spartito. Poi per necessità naturalmente abbiamo il nostro letturino, ci siamo montati il nostro letturino e ha avuto la nostra spartito davanti. Però abbiamo concordato tre brani che avessimo quantomeno quasi a memoria per riuscire a portare meglio, in modo più fluente possibile, questa passeggiata. Mi ricordo perfettamente che scegliemmo di Alessandro Data Valentina, una marcia di introduzione che ci portasse fino al campo, diciamo così, della manifestazione. Durante la composizione della Croce abbiamo suonato The American Red Cross di Panella, di Luis Panella, e poi per uscire abbiamo tentato di dare un tono hard rock uscendo con il Deep Purple, con Smoke in the Water. E questo ha richiesto uno sforzo non indifferente. Abbiamo provato per tre settimane consecutive sabato domenica. Ovviamente non tutti potevano esserci sabato domenica per tre settimane consecutive, ma questo è stato uno sforzo importante da parte del maestro sicuramente, del drum major di Domenico Burzio e anche di Paolo Garnerone, che è venuto a dire sì, tu spostati un po' a destra, tu un po' più a sinistra, tu accentrati. Me lo vedo. È il suo ruolo. Benissimo, grazie Beppe, ti ringrazio grazie tantissimo. L'ora si è fatta tarda, ma avrei veramente piacere di sentire ancora per un velocissimo saluto la vostra voce. Grazie Paolo Garnerone di aver aderito a questa serata. Grazie a te, sei stato molto gentile, è andata credo molto bene. Un saluto a tutti. Beppe, sei sempre il numero uno. Ciao boss. Sapevamo che avere te come maestro. È troppo buono. Grazie. Ciao Vittorio, ciao a tutti e grazie. Buona serata. Grazie Angelo Testa, confidiamo nel tuo aiuto nel trovare altri specialisti che possano approfondire le tematiche che abbiamo iniziato ad abbozzare questa sera. Grazie a voi, io sono tutti i giorni online oramai perché faccio riunioni quasi sempre così, però questa è stata una riunione diversa, un po' anche molto divertente, e oltretutto rivendico anche la mia vecchia appartenenza alla Croce Rossa di Castellamonte, perché dopo tanti anni poi non sono più riuscito a partecipare per motivi poi di studio e di lavoro, però è un po' un ritorno alle vecchie origini, mi fa piacere. Poi io trovo tante persone che ho conosciuto e che ho conosciuto da tanti anni, quindi mi fa piacere. Buona serata a tutti. Grazie a Fabrizio Marchiaro per le indicazioni puntuali. Ecco, magari torneremo su questo argomento
perché non bisogna sottovalutare questi aspetti, vero Fabrizio? Sì, direi che potrebbe essere il caso di fare qualche approfondimento chiarificatore, direi, su alcuni aspetti che potrebbero non essere chiari. Detto ciò, io vi ringrazio, grazie per i vostri interventi, perché anche stasera ho imparato un sacco di cose grazie a voi. Grazie Giacomo per l'opportunità e buonanotte, grazie mille. Grazie in particolare a Emanuele Ferrari, perché quando vede suonare il mio telefono penso gli vengano i capelli dritti, perché mi ha curato ovviamente anche i piani di sicurezza per i concerti. Questo potrebbe essere un altro argomento interessantissimo, perché oltre alla presenza, e ringrazio Paolo, della Croce Rossa a tanti nostri concerti, bisogna avere delle accortezze per far sì che anche i concerti avvengano in sicurezza in periodo non Covid. È vero Emanuele? Sì. E quindi a questo punto si vanno a mischiare tante cose che bisognerà gestire tutti insieme, ognuno con la sua professionalità, e cercare di trovare una soluzione. Grazie. Ma ce la faremo. Grazie a Edmondo, perché come sempre tu semini il terrore e il panico, ma è giusto, perché le responsabilità poi sono pesanti, è vero Edmondo? Assolutamente, grazie a te Giacomo, grazie a tutti i partecipanti di questa sera per questa splendida chiacchierata, per esserci confrontati, che è sempre un modo importante per far circolare le idee, per ragionare, per cercare di trovare tutti insieme le migliori soluzioni per il nostro futuro e per il futuro di tutti quelli che ci circondano. Grazie mille, è stato veramente un piacere. Grazie, grazie a Italo per avermi supportato e aver accettato questa mia scommessa. Ecco, siamo arrivati alla settima puntata. Abbiamo fatto da apripista. Su Facebook ho visto che adesso impazzano le dirette, mi spiace che ne abbiano fissate altre musicali proprio a lunedì sera, mi spiace, perché perdiamo di nuovo l'opportunità di fare qualche cosa insieme, ecco, però non abbiamo ovviamente l'esclusiva. Grazie a Italo per il tuo intervento di questa sera. L'audio. Il mute. Chiedo scusa, dicevo grazie a te Giacomo per tutto il gran lavoro che hai fatto, è vero siamo stati i primi, poi gli altri possono copiare, va benissimo, dispiace solo, come hai detto tu, che non si sia tutti insieme, perché la categoria dovrebbe essere unita per essere più forte. Volevo solo ricordare, grazie a tutti ovviamente per il vostro apporto, e volevo ricordare la puntata prossima, nella quale, parlando di Majorette, di Merchant Band, parleremo molto della forma alla quale faceva riferimento correttamente il maestro Cortese. Grazie ancora a Vittorio Ferrero, al quale va veramente il sincero augurio di realizzare gli obiettivi che si sarà posto per la Croce Rossa Piemontese. Grazie di essere intervenuto questa sera e un ingrosso in bocca al lupo per l'incarico. Grazie, grazie mille a voi dell'invito e della partecipazione a questo, come dire, confronto diverso dal solito, in qualche modo, in cui si è parte di qualcos'altro rispetto alle solite tematiche che in questi giorni stiamo affrontando, sempre legato al mondo Covid, ma in un altro punto di vista, un'altra angolatura. Grazie, complimenti per il format. Grazie, è un format che funziona, perché salutiamo gli amici, Luca dalla Liguria, Massimo dal Friuli, Totò dalla Sicilia, Davide da Varese. Vedete che a distanza abbiamo creato delle amicizie, qualcuno ci dice continueremo a seguirvi lunedì sera, io ci conto, perché l'argomento che c'è la settimana che viene è interessante, ma quello della settimana dopo è di nuovo veramente tosto, diciamo così. Quindi grazie, lascio l'ultimo saluto a Beppe Cortese, che ci dirà anche con quale brano ha scelto di salutarvi e perché. Buonanotte a tutti, grazie a te Giacomo per l'invito e per soprattutto questa magnifica idea che
cerca comunque di tenere insieme le bande. Ai musicisti dico una cosa, per chi non lo sa, per chi ancora non l'ha fatto, potrebbe essere questo il periodo per imparare le scale. Fatelo, perché aiutano a digerire meglio le stonature, quindi ad aumentare sicuramente l'intonazione. Al di là di questo, che vuole essere uno scherzo, ma un invito a tenere duro e a portare avanti l'amore per chi abbiamo per la musica, salutiamo con La vita è bella. È il brano che abbiamo eseguito nel decennale della fondazione di Fanfara, e niente più da dire, se no La vita è bella, e teniamo duro e andiamo avanti. Salutiamoci allora con i pollici in alto, andrà tutto bene, grazie a tutti e buonanotte, ecco a voi La vita è bella. Viva la Fanfara Nazionale della Croce Rossa Italiana. Viva!